danno un po' di, insomma, vediamo. Stiamo pensando di organizzare una cosa su economia fondamentale a Roma, Bene, allora se Landini, possiamo Fabrizio Zingaretti, cominciare. vediamo. Buongiorno a tutti, sono Paolo Mellano, direttore del Dipartimento di Architettura e Design. Vi do il benvenuto al Castello del Valentino, che è la nostra casa, e quindi voglio augurarvi buon lavoro. Siete fortunati perché ho appena portato i saluti a un altro convegno che si svolge nel Salone d'Onore, dove credo che la temperatura sia 15 gradi più alta di quella che trovate in questa sala. Quindi oggi, pur non essendo nelle sale auliche, riuscite ad avere un microclima che sicuramente è più accettabile di quello che stanno vivendo gli altri congressisti che sono nel Salone d'Onore. Il tema di questo evento è un tema che ci vede in Dipartimento lavorare direi da 30 anni, perché ha radici profonde che vanno nel tempo e che ci portano a ricordare i primi lavori che io personalmente, quando sono entrato in questo Dipartimento negli anni 90, ho affrontato nell'ambito sia della ricerca e poi anche della didattica. Quindi mi pare che la tradizione del lavoro del Dipartimento in questo campo sia confermata da questo importante evento organizzato da Antonio De Rossi e da tutti i suoi collaboratori, il suo staff. Non voglio rubare ulteriore tempo al panel dei relatori, che mi sembra molto ricco e importante, per cui voglio semplicemente augurarvi un buon lavoro. Spero che la sessione di lavori, di incontri sia proficua, che possa dare a tutti un bagaglio di conoscenze da farvi uscire arricchiti ancora di più da queste giornate di lavoro intenso, e sono molto curioso poi di vedere i risultati, che penso in qualche modo verranno pubblicizzati o addirittura pubblicati nel prosieguo dei lavori. Per cui non faccio altro che rinnovarvi il buon lavoro e ringraziarvi per essere presenti così numerosi. Grazie. Di passare la parola poi a Silvia Lanteri, che è la vera in realtà organizzatrice della cosa, come Politecnico di Torino, Valentina Rossella Zucca e Davide Simoni del Politecnico di Milano, perché è da loro che parte un po' questa iniziativa. Per cui, solo per contestualizzare, oggi è la prima giornata di 1 o 2 giorni, poi avremo un'altra data il 10 luglio al Politecnico di Milano. E queste 2 giornate sono propedeutiche invece a un workshop che si terrà in Sardegna a settembre, appunto su tematiche di progetto dei territori marginali e via dicendo. E le 2 giornate di Torino e di Milano sono state un po' organizzate in questo modo qui, cioè nel senso che oggi abbiamo una prima introduzione con delle figure che ora importanti, io credo, nel dibattito italiano, che sono i nostri ospiti della mattinata. Poi al pomeriggio avremo invece dei casi progettuali con Marco Navarra, Laura Mascino e gli altri che interverranno nel corso del pomeriggio, e quindi di temi di progetto, cioè di esperienze, insomma, io credo molto importanti, iniziali sulle questioni progettuali di questi territori, di queste tematiche. Mentre invece la giornata milanese sarà molto, come dire, più incentrata su temi, chiamiamoli, di progettazione urbanistica, non proprio, ma insomma più, quello è il fuoco della giornata. Per cui abbiamo questo momento, diciamo, di scienze sociali in questa mattinata di Torino, che è un po' la valenza introduttiva. Poi il progetto anche fisico, proprio architettonico, e poi temi più di territorio, pianificazione territoriale, rigenerazione, eccetera, nella giornata milanese.
Io e Arturo Lanzani, e poi credo Chiara Merlini, eccetera, abbiamo fatto un supporto essenzialmente di carattere istituzionale, ma tutti gli oneri e gli onori ovviamente vanno a loro, che io chiedo solo scusa a nome dell'istituzione per tutte le email che i nostri ospiti hanno ricevuto e telefonate da Silvia Lanteri. Ci tengo a chiedere scusa. No, no, ma chiedo io scusa, così poi dopo, visto che l'hai messo in scaletta, non devi farle tutte. Allora, stamattina, come dire, abbiamo in un certo modo, dico solo due parole per lasciare Silvia, un po' metodificamente, se possiamo dirla così, tre interventi di tre, io credo, persone davvero oggi rilevanti in un dibattito nazionale che si sta configurando su alcune tematiche, ora chiamiamole provvisoriamente di territori marginali all'interno. Qui abbiamo Gianfranco Ghesi, io ho visto il suo intervento, la sua presentazione ieri in anteprima, che Gianfranco sta facendo un grandissimo lavoro, io credo, di interpretazione delle dinamiche e di squilibri che stanno attraversando il territorio italiano e credo che alcuni suoi lavori recenti anche sul tema delle insomma della differenziazione delle regionali eccetera eccetera sono veramente molto importanti nel dibattito pubblico su una serie di temi. Poi avremo l'intervento di Pietro Clemente. Pietro Clemente per me è figura, proprio lo dico a livello personale, fondamentale, perché è colui che mi ha insegnato tanti anni fa attraverso i suoi scritti a cogliere una serie di questioni legate alla mescolanza, all'intreccio delle culture, ai temi dimenticati, a certe attenzioni che io credo su una riflessione culturale che Pietro ha condotto insieme ad altri antropologi italiani sia per le nostre discipline assolutamente fondamentale. E poi Filippo Barbera che sta lavorando anche lui su un sacco di temi, oggi ci parla di temi di innovazione sociale, quindi temi che sono fondamentali appunto rispetto agli argomenti che trattiamo in queste giornate, ma voglio ricordare anche il grosso lavoro che su temi come quelli dell'economia fondamentale Filippo sta portando avanti con questo gruppo di persone che lavorano intorno a queste tematiche che hanno una risonanza a livello nazionale ma anche internazionale. E che io credo anche qui rappresentino come possibile punto di riferimento di un dibattito, di una serie di questioni che stanno emergendo. Ci sono un po' due temi sotto traccia in questi tre interventi che, come dire, ci sono molto differenti tra di loro di questa mattina, ma certamente ci sono da un lato tutta una serie di tematiche relative a attenzioni culturali, attenzioni ai fenomeni, attenzione alle progettualità che stanno emergendo dalle aree interne, dai territori marginali, eccetera, eccetera, ma dall'altro lato c'è anche tutta un tema che oggi sta emergendo sui disequilibri, sulle diseguaglianze, sulle, qui cito ovviamente il grosso lavoro che il forum Diseguaglianze e Diversità, condotto da Fabrizio Varta, sta facendo con una proposta politica come quella che è emersa poche settimane fa con i 15 punti famosi del forum, e questi due temi nel dibattito italiano si stanno progressivamente, come dire, intrecciando. Nel libro che molti di noi hanno, qui credo siano presenti sei autori stamattina in sala, tra Pietro, Filippo, Arturo, Cristina, Laura, forse qualcuno, il sottoscritto, eccetera, cioè in questo libro di Riabitare l'Italia, dove queste due questioni di una riflessione, come dire, sul territorio italiano, sulla valenza di queste aree interne, in questi territori altri, si venga a intrecciare con un tema oggi urgente proprio del crescere, dell'aumento delle diseguaglianze, dei disequilibri e di come questi due temi siano, ora non c'è tempo per parlare, venendo in qualche modo compenetrarsi tra di loro, che è, io credo, un portato anche originale, che dipende per carità molto anche dalle criticità della situazione italiana,
ma che si sta configurando anche come un dibattito culturale di matrice originale che l'Italia sta portando avanti. Quindi sui temi, anche se non c'è tempo per declinarlo, magari lo faremo nel pomeriggio, su come anche dal punto di vista delle discipline fisiche, del progetto architettonico, del progetto territoriale, urbanistico, come dire, una serie di questioni che agli architetti sono diventate evidenti in qualche modo perché c'è stato un collegamento mediatico l'anno scorso della Biennale di Venezia, dove anche qui diversi di noi hanno partecipato portando delle opere, eccetera. Però ecco, credo che una delle questioni importanti della giornata di oggi e della giornata di Milano sia, oltre alle questioni di carattere generale sulle aree interne, il tema delle diseguaglianze, di come in qualche modo poi gli architetti stanno iniziando a tradurre una serie di questioni proprio in maniera quasi operativa, militante, e questo mi mette, io credo, molto in discussione i modi di pensare e di concettualizzare il progetto di architettura dentro al territorio italiano e non solo dentro queste aree, dove noi vediamo delle pratiche sono necessariamente didascalico, come dire, pavloviane quasi, di ripetizione di certi modelli di costruzione, di business, di trasformazione urbana, che ripetono delle stanche, io credo, modalità ormai degli anni 80-90, che sono quelle della politica istituzionale da un lato, invece abbiamo nel bene e nel male in questo paese, come abbiamo decine, centinaia ormai di esperienze in giro per tutta Italia, io durante per presentare il libro l'Italia, sto incontrando davvero un patrimonio ricchissimo di esperienze di rigenerazione, di riattivazione, di auto-organizzazione da parte di luoghi e di comunità, e c'è al contempo anche, come dire, una pratica architettonica legata a questi temi che io credo ponga una serie di questioni e di domande davvero, come dire, importanti. Però la smetto qua e do la parola a Silvia che introduce appunto i tre interventi della mattinata. Prima di tutto ci tengo a ringraziare il DAD rappresentato da Paolo Mellano che ha reso possibile la giornata di oggi, che come si è detto è stata costruita in parallelo con la giornata del 10 luglio a Milano. In seconda battuta ovviamente ci tengo a ringraziare il professor Antonio De Rossi che ci ha supportato in questa iniziativa dal basso e il professor Arturo Lanzani che ha fatto altrettanto a Milano il DASTU. Ovviamente questa giornata, come ha anticipato Antonio, non sarebbe stata possibile senza anche l'aiuto di Valentina e Davide, che sono arrivati adesso direttamente da Cagliari, con cui è stata organizzata in modo parallelo. Ci tengo anche a ringraziare Francesca Governa, ordinaria al DIST qui a Torino, in geografia economico-politica, che oggi ha accettato di venire a discutere con i nostri tre ospiti assieme ad Arturo e tirare fuori un pochino di questioni. Ringrazio inoltre Roberto Dini, che è qui presente, che ha aiutato anche a organizzare la giornata e che sarà con noi in Sardegna con alcuni dei ragazzi qua presenti, e Chiara Merlini e Claudia Parenti che stanno arrivando direttamente da Milano, e Cristina Renzoni che parteciperà con noi alla giornata del 10 luglio a Milano. Questa giornata, come si è detto, si inserisce in un dibattito molto ampio sulle cosiddette aree interne, territori fragili. Iniziative come Arcipelago Italia, ma non solo, mostrano i limiti che talvolta ha questo dibattito nel non mettere sempre in relazione le nostre pratiche, le nostre riflessioni sul progetto con altre discipline. La giornata di oggi quindi muove proprio dall'idea che sia necessario confrontarsi anche in modo più profondo, più attento con altre discipline rispetto a quelle della progettazione e avviare un dialogo comune. In questo senso ci sembrava interessante provare a riflettere assieme su alcune questioni che riguardano il destino degli insediamenti dei territori e le possibili progettualità da mettere in campo in Italia oggi.
L'idea che ci ha spinto a organizzare questa giornata muove proprio dal lavoro di Riabitare l'Italia, curato da Antonio De Rossi, ma anche da Laura Mascino, che è qua presente oggi, e ha la volontà di riprenderne alcune riflessioni e spostarle un po' in avanti, provare a riflettere, testandole infine su un primo affondo, quello in Sardegna, attraverso il caso studio della vallata di Solanas, che andremo ad incontrare a settembre. Come si è detto, nel far questo si deve necessariamente ricorrere ad uno sguardo interdisciplinare, ma credo anche interscalare. La mattinata di oggi è stata costruita proprio in quest'ottica. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di ragionare a scale differenti, dalla macrolettura sulle dinamiche e le politiche nazionali proposta dal professor Vieschi, presente, che mette in luce gli squilibri e la profonda eterogeneità che contraddistingue il nostro paese, presentando forse quello che è il Mezzogiorno oggi, delineando un quadro molto ampio di quello che oggi il Mezzogiorno e cosa sono le cosiddette aree fragili. Fino ad arrivare a uno sguardo invece estremamente ravvicinato sulla realtà sarda proposta dal professor Clemente, che ragiona sul ripensamento dell'identità locale nella contemporaneità. Gli interventi del professor Vieschi e del professor Barbera, qui presente, ragionano sulle due facce della stessa medaglia, credo, provando da un lato a strutturare e articolare la domanda che cosa succede quando le politiche pubbliche nazionali falliscono, e dall'altra a raccontare gli innovatori sociali come possibile risposta in tal senso, che seppur presentandosi in maggior misura nei grandi centri urbani sono anche molto presenti sui territori marginali del nostro paese, e sulla capacità che questi hanno di attivare da un lato processi grazie al proprio radicamento sul territorio e dall'altro di essere agili e flessibili grazie alla capacità di mantenere reti lunghe che non si chiudano nel localismo che talvolta li contraddistingue. I due interventi si pongono dunque, penso, come complementari in parte, richiamando una riflessione sulle capacità che le politiche pubbliche alle varie scale hanno, o in alcuni casi dovrebbero avere, sul supporto di soggetti locali portatori di innovazione e ripresa, che necessitano forse un sostegno, e di conseguenza quindi credo che se l'intervento del professor Vieschi delinea un po' queste politiche e i loro limiti, credo che l'intervento del professor Barbera possa provare anche a rispondere su come le politiche debbano accogliere e sostenere questi nuovi modelli di iniziativa. Un ragionamento dunque che muove da una lettura su quello che Vieschi chiama capitale umano, fino ad arrivare a riflessioni sul capitale sociale proposto da Barbera, e infine approdare alla questione di Pietro Clemente sul capitale culturale eventualmente attivabile, che se non limitato a riflessioni sul ruolo della memoria del passato può interrogarsi su un possibile valore performativo di questo capitale identitario e culturale a oggi in queste aree. In realtà la mattinata è stata costruita, devo ammettere, più in relazione col pomeriggio. Ci sono dei fili che legano gli interventi di questa mattina con alcuni degli interventi del pomeriggio, ponendo le stesse questioni. Quindi se abbiamo un intervento di apertura, che credo sia necessario per avere un quadro generale e porre delle questioni più su un piano altro, alcuni interventi di oggi pomeriggio riprenderanno delle questioni, come ad esempio l'intervento di Francesco Lipari sulle realtà siciliane, sui processi temporanei di riattivazione di alcuni spazi, riprende molto il discorso sul capitale sociale presentato da Barbera, come allo stesso modo il progetto di Ostana che vedrete presentare dal professor De Rossi riprende alcune riflessioni sul capitale culturale identitario. Quindi grazie a tutti di essere qui oggi e grazie per l'aiuto nell'organizzazione generale. Buongiorno. Grazie Monte per l'invito, grazie per questa accoglienza così calda
in questa mattinata torinese e, come mi è stato chiesto e come vedete dal titolo del mio intervento, io parlerò un po', non parlerò di Mezzogiorno, né in particolare di politiche pubbliche, parlerò un po', diciamo, dell'Italia. Nel... Una piccola defiance, mi scuso, sì. Non ho presentato in effetti gli ospiti. No, vabbè, ci ha presentato Antonio, va bene, non preoccupa. Riassunto, Gianfranco Viesti, professore ordinario di economia applicata nel Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, svolge negli anni attività di ricerca sui temi economici, anche in collaborazione con istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, sui problemi del commercio estero, sulle attività delle imprese multinazionali e sullo sviluppo di diversi settori industriali, nonché sui modelli di sviluppo locale e di distretti industriali. Dal 97 al 98 ha fatto parte del Consiglio degli esperti economici sotto il governo Prodi. Dal 98 al 2000 è stato consigliere economico di Fabrizio Barca, capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del Tesoro. Dal 2006 al 2009 è stato presidente dell'ARTI, l'Agenzia per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia. E dal 2007 al 2010 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Dal 2009 al 2010 è stato assessore al diritto allo studio della Regione Puglia, è membro dell'Associazione Mugine e fa parte del comitato direzionale della rivista Mugine. Editorialista di Messaggero e Mattina, e i suoi volumi più recenti sono L'Università in declino, L'industrializzazione del Mezzogiorno, Viaggio in Italia, La laurea negata, Le politiche contro l'istruzione universitaria, Verso la secessione dei ricchi, Autonomie regionali e unità nazionale. Grazie. Buongiorno e grazie molte, vi faccio la battuta di prima, grazie molte per questa accoglienza così calda. E come vedete la mia presentazione parla di Italia del XXI secolo a più scale, dalla scala nazionale alla scala regionale alla scala di territorio, e il suo valore può essere nella individuare alcuni temi che io penso siano rilevanti per leggere il nostro territorio e le sue dinamiche. E vi dirò subito che vi deluderò, nel senso che non ho un'interpretazione, neanche un filo di interpretazione di quello che sta succedendo in Italia negli ultimi 20 anni. Mi pare complesso, mi pare che dobbiamo essere molto cauti nelle interpretazioni. Cercherò di fornirvi alcuni dati e soprattutto cercherò di far sorgere alcune domande di ricerca che credo siano una cosa molto utile soprattutto per i nostri colleghi più giovani, ma diciamo per tutti noi, perché anche con l'età bisognerebbe essere sempre accorti, va bene dare qualche risposta ma sempre porsi tante domande. Come vedete è organizzata su 5 temi. E parto necessariamente dalla demografia, perché senza la demografia non si capisce niente dell'Italia e dell'Europa. Tanti anni fa si poteva lavorare tranquillamente, come dire, considerando poco la demografia, perché aveva degli andamenti molto simili tra le diverse parti d'Italia e d'Europa. Oggi cambia tutto, è assolutamente fondamentale, e quindi questo ci obbliga necessariamente a un doppio lavoro, cioè dobbiamo guardare i fenomeni nella loro dimensione assoluta, dobbiamo guardare i loro fenomeni nella loro dimensione pro capite, perché possono darci indicazioni molto molto diverse. E la demografia italiana è, come dire, molto molto cambiata. Questo che vedete è il tasso di crescita della popolazione negli ultimi 70 anni, negli ultimi 65 anni, e come dire, i dati evidenti sono due: innanzitutto un totale allineamento fra le grandi circoscrizioni territoriali, non c'è più l'eccezione del Mezzogiorno con una crescita molto più forte, e soprattutto, come vedete, un processo di riduzione della popolazione. Questo è il tasso di crescita naturale, quindi sono solo i residenti, che ormai da molti anni decrescono. Questo è un tema straordinario, perché è la prima volta che accade da secoli, e dunque dobbiamo stare attentissimi a progettare le politiche anche in relazione a questi temi, che hanno opportunità e grandi pericoli. Quando io andavo a scuola, andavamo a scuola
appartamenti di civile abitazione perché non c'erano scuole per tutti. Adesso le molte scuole sono vuote e dunque questo è un tema assolutamente fondamentale. Qui ve lo metto addirittura dall'Unità d'Italia ad oggi, la rossa è il centro-nord, la blu è il mezzogiorno, come vedete c'è una caduta molto forte, ma c'è anche una differenza fra mezzogiorno e centro-nord che si vede nel periodo più recente. Questa differenza, come sapete perfettamente, è legata all'altro grande fenomeno, che è il fenomeno migratorio dall'esterno, dall'estero. Dunque, come vedete, lì manca una virgola, non è più 34 ma più 3,4. Come vedete, la variazione della popolazione totale, non di quella nata, ma della popolazione totale in Italia, è completamente diversa. Al centro-nord, negli ultimi 2002-2016, aumenta di quasi 3 milioni e mezzo, al sud è stabile, al centro-nord aumenta, diminuisce la popolazione naturale, la popolazione italiana residente, mentre al sud va diminuendo ma è ancora zero. Quello che cambia e determina tutto è il fenomeno migratorio, il fenomeno dall'estero, che come vedete è molto dispari in Italia, perché è molto più intensa al centro-nord, in particolare al nord l'immigrazione. È un fenomeno migratorio interno che non è particolarmente più ampio che in passato, ma è per alcuni versi più importante che in passato. Il primo verso, il primo motivo, è che essendo la popolazione stazionaria in diminuzione, le migrazioni pesano di più sul totale. E naturalmente, come ben sapete, la presenza di popolazione straniera è molto dispari nel nostro paese, lo vedete plasticamente in questa figura. Anche qui poi bisogna fare moltissima attenzione, perché gli stranieri diventano italiani e quindi poi la mobilità che noi studiamo degli italiani è in parte influenzata dal fatto che gli stranieri diventano, cioè la demografia non solo è diciamo il bengodi per i demografi, perché diventa importantissimo, perché è molto più difficile, bisogna stare molto attenti. Per esempio, quando guardiamo, lo farò vedere tra un attimo, le migrazioni verso l'estero degli italiani, dobbiamo tenere presente che in parte sono di italiani e in parte sono di stranieri che erano venuti in Italia e poi vanno all'estero, ma che anche quegli italiani in parte sono italiani di origine, in parte sono italiani che sono diventati. Quindi grandissima attenzione a questi numeri. Questi numeri sono molto importanti anche perché creano, come accennavo prima, un effetto di secondo ordine. Quello che vedete è il bilancio demografico della popolazione, nati per cittadinanza. Naturalmente la maggior presenza di stranieri nel centro-nord determina un maggior numero di nascite da queste famiglie nel centro-nord e dunque l'afflusso migratorio determina un cambiamento del saldo naturale della popolazione, perché gli stranieri sono più giovani e dunque fanno più figli rispetto agli italiani. E dunque c'è anche questo effetto. Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, che insieme all'ingresso della popolazione straniera in Italia, che continua seppur su valori inferiori rispetto al passato, che è la barra rossa, abbiamo crescentemente negli ultimi 6-7 anni un flusso migratorio di italiani verso l'estero, che sono le barre blu. Queste barre, come vedete, non sono enormi di dimensioni, ma il fenomeno è crescente. Si tratta dunque di italiani che si trasferiscono all'estero. Questo è da seguire con grande attenzione, sempre con cautela. Non siamo ai numeri, diciamo, delle grandi migrazioni italiane di inizio Novecento o degli anni 50, però i flussi sono crescenti e, come sappiamo, sono molto cambiati nella loro composizione, perché insieme a una sono tutti giovani e quindi questo ha un effetto di secondo ordine sulle nascite, perché vanno a fare i figli poi a Londra. Abbiamo una parte di italiani migranti a bassa qualifica, abbiamo una parte crescente di migranti italiani ad alta qualifica, anche perché, come dirò fra un attimo, abbiamo fatto delle politiche per l'università fatte apposta per far migrare all'estero la gran parte dei nostri ricercatori insieme ad altri giovani
molto qualificati. Chiudo questa prima parte con un altro elemento di attenzione. Guardate com'è come è meno ovvia, vi farò vedere alcune cose ovvie, alcune meno ovvie. Come è meno ovvia questa cartina recente dell'Istat. Allora, gli italiani che emigrano verso l'estero, da dove provengono? Vedete che provengono in misura rilevante dall'Italia forte, dall'Italia più forte, e quindi c'è un fenomeno complesso, ma provengono anche da Calabria e Sicilia, ma non dal resto del sud. Come leggere non è semplicissimo, ma siamo in presenza di un fenomeno, quello del movimento degli italiani verso l'estero, che ha, come tutto quello che vi faccio vedere stamattina, impatti territoriali, e cioè incide sui diversi territori in diversa misura. Passo al secondo punto, che è, come dire, uno sguardo all'economia e alle sue regioni. Preparatevi, perché adesso viene, come dire, il grafico agghiacciante, che è quello della crisi molto profonda del nostro paese, che tutti noi conosciamo. Questo è l'andamento del PIL pro capite, cioè l'indicatore più semplice, come dire, di benessere del nostro paese. Noi siamo la riga rossa, la riga nera è la Germania, la riga tratteggiata è l'area euro senza l'Italia, la riga azzurra sono gli Stati Uniti, vi ho graziato, come dire, dei paesi emergenti a forte crescita. Diciamo, il quadro è agghiacciante, nel senso che siamo un paese fermo da prima della grande crisi, guardate il 2005, già dal 2005, cioè un paese che aveva difficoltà strutturali che si sono presentate all'inizio del secolo, che sono state aggravate dalla crisi internazionale del 2008-2009, che sono state aggravate dalla crisi dell'euro e del debito sovrano del 2011-13 e che non si sciolgono, non si sciolgono. Questo è il quadro nazionale ed è un altro elemento indispensabile. Siamo, come dire, all'opposto degli anni 60. Negli anni 60 si leggevano i territori sapendo che aumentava moltissimo la popolazione e aumentava moltissimo il benessere, nonostante l'aumento della popolazione, aumentava anche il pro capite. Adesso siamo in un quadro diverso e questo quadro ha anche, stamattina stato molto sull'Italia, ma se volete ci sono, cioè, per chi può interessare, ho scritto qualcosa di recente sulle dinamiche europee, come dire, messa nel quadro europeo è anche molto interessante, perché vedete che l'Europa sta cambiando, sta andando a nord-est, l'Europa si complica perché non è più nord-sud ma è nord-sud ed est, e noi rappresentiamo non da soli ma rappresentiamo tutta l'Italia il cambiamento peggiore del reddito pro capite. Quindi ancora una volta importanza delle differenze interne che sono sensibili, ma anche comparazione con il resto d'Europa per vederne le differenze. E l'ho detto, sì, questa è la variazione del PIL pro capite a parità di potere d'acquisto fra il 2000 e il 2015. I blu sono quelli che vanno bene, i rossi sono quelli che vanno male. Una prima segmentazione di queste tendenze dal 2007 in poi è quella che vedete in questa tabella. Ho prodotto una serie di tabelle che non vi faccio vedere con l'andamento complessivo 2000-2016. Per ragioni di tempo mi concentro sul 2007-2016 perché, come dire, il crisi e post-crisi è un po' il presente. 2000-2007 sono un po' diversi i dati. Comunque restiamo su questo. Come vedete l'andamento è negativo in tutto il paese, ma con forti differenze. Se vedete le differenze di PIL, queste scendono lungo la latitudine e sono molto più intense nel mezzogiorno. Una caduta del 10% del PIL è qualcosa che non era assolutamente immaginabile prima che accadesse. Se qualcuno mi avesse detto, non solo nel 98 ma anche nel 2005, che
che i dati sarebbero stati questi, l'avrei fatto ricoverare, perché questo era ritenuto impossibile. Invece è avvenuto, è una caduta di PIL molto forte. Quando insegnavo all'università in quegli anni dicevo, poi c'è la recessione. Beh, la recessione tecnicamente è quando il PIL diminuisce, ma il PIL non diminuisce mai, è diminuito negli anni 70 con la crisi, però è quando cresciamo poco lo chiamiamo recessione. No, adesso chiamiamo recessione la decrescita. Se lo mettete in pro capite, però, come vedete, i dati si avvicinano perché la variazione della popolazione è diversa e soprattutto emerge un fenomeno che io trovo molto pericoloso e molto trascurato, che io chiamo lo scivolamento del centro, e cioè la circostanza che le regioni del centro stanno avendo come dinamica delle variazioni particolarmente negative. Le regioni del sud hanno dei livelli particolarmente bassi e delle dinamiche non buone, ma le regioni del centro, che erano un po' il nostro orgoglio italiano, diciamo territori molto simpatici, molto belli, molto ricchi di cultura, stanno avendo un andamento molto preoccupante. 14 punti di PIL pro capite sono tantissimo, è una riduzione di quasi un sesto del benessere. Ma anche all'interno del nord ci sono differenze. Guardate la tabella del PIL. Innanzitutto c'è Bolzano, che diciamo da un punto di vista economico non c'entra niente con l'Italia, è completamente in asse con il ciclo tedesco, completamente legata alla Germania. C'è diciamo la parte meno debole, la parte che sta andando relativamente meglio dell'Italia, cioè Lombardia, Emilia e Veneto, che ha degli andamenti non buoni ma molto migliori, molto meno peggiori degli altri, e c'è il nord-ovest estremo, cioè Piemonte e Liguria, che ha degli andamenti particolarmente negativi. Dunque, anche qui riflettere da capo sul nord. Ricorderete, saprete che ci sono stati degli studi molto importanti una decina di anni fa che ci facevano vedere come il nord si stesse omogeneizzando, e stesso perso a Picchieri, Perulli ed altri, molto interessanti le riduzioni delle differenze tra nord-ovest e nord-est. Paiono ritornare forti, ma ai noi qui diciamo il confine non passa più diciamo fra il nord-ovest e il nord-est, ma passa fra Piemonte e Liguria da un lato, che vanno molto peggio, e Lombardia, Emilia e Veneto dall'altro, che vanno molto meglio. Il Friuli non se la passa così bene, come dire, mi pare che ci sia un asse che scende dal Brennero e che incrocia la Milano-Venezia, che è l'asse forte del paese. Allo stesso modo, all'interno del centro-sud trovate appunto lo scivolamento del centro. Vedete, sono impressionanti i dati dell'Umbria, è una regione piccola e debole, ma soprattutto sono molto colpito dai dati delle Marche, che sono una regione tipica del modello italiano novecentesco, cioè una regione di piccola impresa di qualità esportatrice in settore tradizionale senza area urbana, che è quella particolarmente colpita dalla situazione economica contemporanea. Vedete all'interno del sud che dove c'è industria le cose vanno meno peggio, purtroppo c'è industria solo in Basilicata e in Abruzzo sostanzialmente. Guarderemo con attenzione la Campania fra un attimo. Questo è il quadro dei livelli di reddito. Naturalmente in queste dinamiche rimangono forti le differenze. Vedete questo cartina 2016. Spacca a 100 il valore medio europeo del reddito pro capita a parità di potere d'acquisto. Vedete che, come avrebbe detto Sciascia, la linea della palma sale, nel senso che Umbria e Marche sono rosa. Il PIL pro capita dell'Umbria è più basso di quello dell'Abruzzo. Potremmo festeggiare per la prima volta una regione del sud supera una regione del centro-nord come reddito pro capite. Non c'è niente da festeggiare, perché l'Abruzzo si è difeso un po', ma è l'Umbria che è andata molto giù. Vedete quanto sia tenue l'azzurro del resto del nord, e vedete come sia forte la concentrazione del reddito, la concentrazione delle regioni a più alto reddito a Parigi, in tutta la Germania, nell'Olanda, nel Belgio, nei nordici, e a Londra, in alcune parti dell'Inghilterra, e a Dublino. Tutto questo, lo dico molto velocemente, ma è un punto molto importante,
non avviene a caso. Il mondo è cambiato, da capo faccio riferimento, se mi consentite, a questo piccolo scritto che ho pubblicato sulla rivista Meridiana e che ho presentato al Politecnico di Milano un po' di tempo fa, per capire le dinamiche dell'Europa. Quello che succede è che appunto l'Europa è molto cambiata, non c'è più un nord e un sud, ma c'è un nord, un sud e un est. Li vedete plasticamente qui, perché questi sono i dati sulla produttività. L'est è molto più produttivo, ma anche molto più conveniente. Il nord è molto più costoso, ma è molto più produttivo. Le difficoltà rispetto al passato non sono tanto quelle di chi sta indietro o di chi sta avanti, come per esempio le città europee negli anni 80 e 90 che hanno avuto grandi difficoltà, ma le difficoltà di oggi sono di chi sta in mezzo. E a seconda dell'ottica che adoperate, può stare in mezzo tutta l'Italia, può stare in mezzo certamente il centro-sud, ma anche il Piemonte, pezzi del nord-ovest. Che vuol dire stare in mezzo? Vuol dire essere molto più costosi dei nostri amici dell'est, ma molto meno innovativi dei nostri amici del nord, e quindi, come dire, trovarsi schiacciati. Naturalmente il livello intermedio è un livello che dà molte potenzialità, perché si può diventare, come dire, come il nord, ma in questo momento è un livello che dà particolari difficoltà, si è meno competitivi e soprattutto, come vedete, noi siamo quelli neri. Questo è le regioni europee, in ascissa avete il loro livello di reddito, in ordinata avete la crescita, e vedete che si disegna abbastanza bene una U. Non siamo solo noi, sono anche gli spagnoli, e sono anche, però non voglio perdere tempo, ma è molto importante, sono anche regioni che scendono. Tutta la fascia del nord-est francese, che era ricca, è scesa a sviluppo intermedio. Se andate da Lille a Strasburgo, la Piccardia, sono tutte regioni che vanno molto male. Le regioni frontaliere belghe, che erano la culla dell'industrializzazione continentale, le prime dopo l'Inghilterra a industrializzarsi, sono sprofondate. Ma anche il nord dell'Inghilterra se la passa malissimo, perché regione già di punta, scesa a livello intermedio, incapace di quella trasformazione strutturale in grado di consentire loro di rimanere come nord. Quindi questa via di mezzo, come anche in Italia se volete, perché in Italia ci possiamo mettere il Piemonte, vecchia regione di industrializzazione scivolata, ci possiamo mettere le Marche, che rimbalzano purtroppo, cioè regione debole negli anni 50 e 60, sviluppatosi moltissimo e ora più in difficoltà, ci possiamo mettere a distanza anche la Campania, cioè regione già debole che ha qualche miglioramento, ma che sicuramente non riesce ad arrivare a questi livelli. Sì, ho un quarto d'ora, lo so perché ho l'orologio. E tutto questo volevo farvelo vedere a livello di territori, sapendo che questa trasformazione è anche una trasformazione del lavoro, nel senso che in Italia come altrove, come dire, questo ventunesimo secolo è molto polarizzato, perché aumenta il lavoro forte, il lavoro ad alta qualifica, aumenta il lavoro debole, il lavoro a bassa qualifica, diminuisce il lavoro a qualifica intermedia, se volete la crisi delle classi medie. Questo ci deve dare molta cautela nel leggere i dati che vi sto per far vedere, che sono sul totale dei lavoratori. Questa tabella, guardate anche soltanto l'Italia, le variazioni 2008-2015, abbiamo meno 600.000 occupati nelle occupazioni qualificate, meno 1 milione di operai e di artigiani, ma più 400.000 di badanti, personale non qualificato, e più 600.000 di professioni esecutive, una ricomposizione del lavoro. Quindi è molto difficile leggere i sistemi locali, perché se guardiamo solo al lavoro dobbiamo stare attenti a vederne le differenze. C'è un tema di genere che rimane fortissimo nel nostro paese, è enormemente forte nel mezzogiorno, ma forte anche nel centro-nord. Questa è la differenza nei tassi di occupazione uomo-donna. Veniamo ai territori granulari. L'Istat ci dà questi dati sui sistemi locali del lavoro, vedete, colpisce come un pugno la zona rossa, che è la zona che va costantemente male
dal 2008 al 2017, che è la zona umbro-marchigiana. C'è il terremoto, ma non è, purtroppo non è soltanto il terremoto. Io ho fatto qualche elaborazione mia e ho scoperto, non sorprendentemente, che se guardiamo l'occupazione negli ultimi 9 anni, troviamo anche in Italia un fenomeno comune all'intera Europa, cioè che i sistemi urbani vanno meglio dei sistemi non urbani. La variazione totale dell'occupazione nei 16 sistemi locali del lavoro grandi, cioè con più di 500.000 di abitanti, è più 3%, in quelli medi è meno 1,6%, in quelli piccoli è meno 2,4%. Questa è una informazione chiara, e cioè i territori, come dire, più piccoli, i sistemi più piccoli, i sistemi meno urbani, sono in maggiore difficoltà. Naturalmente però questo ci deve, come dire, non dobbiamo forzare nelle nostre interpretazioni. Guardate le città, guardate i sistemi locali con più di 500.000 di abitanti, sono 16, la variazione degli occupati. Che cosa vediamo? Beh, tornano Milano e Bologna, che sono le parti forti del paese. Appare Firenze, che è una città relativamente meno avanzata di Milano e Bologna, ma che sul profilo occupazionale è forte. Ma in testa c'è Roma, che è molto sorprendente perché, come dire, contrasta con tutte le narrazioni che ci facciamo di questa città, ma naturalmente bisogna capire quanto è gente che arriva, perché questa è la variazione totale dell'occupazione, non dei tassi, quindi se arrivano molte persone può salire molto l'occupazione. Leggere con grande attenzione. Guardate Napoli, altra sorpresa. Napoli, Salerno e Sassari sono gli unici sistemi locali del lavoro del sud che guadagnano occupazione. Cosa secondo me interessantissima. E guardate, ahimè, la parte bassa, guardate i sistemi veneti che non tengono il passo con quelli emiliani e romagnoli, e guardate le difficoltà delle 6 città che sono in basso. Palermo è la peggiore dal punto di vista della variazione percentuale, Torino è la peggiore dal punto di vista della variazione degli occupati, ma anche Genova, Bari e Catania hanno andamenti poco positivi. E tutto questo ci può consentire anche carotaggi più fini, nel senso che qui ho provato a mettervi in una colonna a sinistra e i sistemi, qui scendo da grandi a medi, quindi piglio la soglia di 100.000, del nord con andamenti negativi, del centro con andamenti negativi. Che cosa trovate? Trovate diversi sistemi piemontesi, trovate qualche sistema veneto anche, tutta la Liguria sostanzialmente, e qualche elemento dell'Emilia. L'Emilia si sta un po' sbucherellando, si sta. Nella parte di destra invece trovate un pezzo di Toscana, anche la Toscana è molto diversa al suo interno, e poi sostanzialmente tutta l'Umbria e tutte le Marche. Purtroppo, non lo dite a me, come dire, è in crisi fortissima il modello adriatico. Qui ho messo geograficamente da Pesaro a Lecce tutti i sistemi dei locali significativi, non ne ho tolto nessuno, quelli tra parentesi sono con 90.000 abitanti al posto della soglia di 100.000, ma vedete che quindi abbiamo ancora, chissà, forse una diversificazione come quella che c'era nell'Ottocento fra ovest ed est. Tendenzialmente l'ovest va un po' meglio dell'est, perché nell'ovest ci sono le città più forti e all'est non ci sono, Ancona, Pescara, Bari, non sono Firenze, Roma, Milano, chissà, temi di discussione. Chiudo con qualche riflessione sommaria sulla circostanza che naturalmente tutto questo è molto influenzato dalle politiche pubbliche, che ancora una volta sono molto diverse, perché nel nostro paese è in corso un tracollo degli investimenti pubblici che non ha precedenti. C'è anche in altri paesi europei, la Spagna cade moltissimo ma era più in alto, la Germania ha dei flussi di investimenti pubblici molto bassi, ma il nostro paese è un paese con un capitale pubblico insufficiente in quantità e qualità, soprattutto in alcune aree del paese. Che cosa vediamo? Vediamo che le variazioni percentuali degli investimenti pubblici sono molto basse, sostanzialmente spendevamo 3 punti di PIL in investimenti pubblici, adesso ne spendiamo 2, e sostanzialmente questo significa che gli investimenti pubblici netti nel nostro paese, che vuol dire investimenti pubblici netti,
i nuovi investimenti meno il deprezzamento del capitale, l'obsolescenza del capitale pubblico, si stima l'investimento pubblico netto è negativo e dunque stiamo decumulando capitale pubblico. Però anche questo non è facile contarlo, ma è molto diverso fra le aree del paese. Un elemento molto molto importante è l'alta velocità, perché l'alta velocità è il progetto di investimento del nostro paese, che però, come vedete, prende solo una parte. Guardate le righe blu. Le righe blu sono l'alta velocità degli altri paesi. Guardate il sistema radiale francese, guardate il sistema spagnolo, guardate l'Inghilterra. In Germania non c'è molto blu perché i treni non sono così veloci, ma copre tutto il paese. Invece in Italia, come vedete, c'è tutta una parte del paese che è completamente esclusa dall'alta velocità. C'entra questo con quello che vi ho fatto vedere prima? Non mi azzardo a dirlo, bisogna un po' riflettere. Certamente sappiamo che la mobilità del capitale umano qualificato è particolarmente importante, però sappiamo anche che la riduzione nei tempi di percorrenza può, come dire, determinare un sifone. E come dire, io non dimentico mai l'arrivo del Frecciarossa a Torino, Milano, Porta Garibaldi, che vedo quando da Porta Garibaldi vado a Bologna, che scarica migliaia di torinesi qualificati che vanno a lavorare a Milano e rientrano in serata. L'altro elemento assolutamente centrale è l'istruzione, per mille motivi. Il nostro paese è tutto indietro, è tutto drammaticamente indietro nell'istruzione universitaria, ha problemi anche nell'istruzione scolastica, però questi hanno un gradiente territoriale, sono molto più forti al sud che al centro-nord. Questi sono gli abbandoni prematuri della scuola secondaria, siamo su livelli, vedete, anche il nord non è che se la passi così bene in panorama europeo, ma questa ha una più tradizionale biforcazione nord-sud. Tutto questo impatta, questa, e adesso chiudo perché ho finito il tempo, ma questa è molto importante, questa è un po' la sintesi di come io vedo le cose. Questa è il capitale umano nelle e fra le città italiane. Allora, la prima colonna vi dice quanti dei giovani hanno la laurea nelle città. E vedete una differenza fortissima fra il nord, scende un po' Roma, ma anche il nord è diverso perché Milano è 36 e Torino è 26, e il sud che è su livelli molto più bassi. Questo dipende da due effetti, da quanti ne formiamo, che a sua volta dipende da quanti vanno, ho scritto un libro su queste cose, se posso farmi un po' di pubblicità, a cui rimando, diciamo, per capire le questioni universitarie, da quanti ne formiamo e quanti ne portiamo alla laurea, ma anche dal movimento, che sono le altre due colonne. Questi sono i laureati che si spostano da una città all'altra. Dal 2004 al 2016 tutti un po' peggiorano, perché molti vanno all'estero, perché il saldo include anche l'estero, ma vedete la focalizzazione su Milano e Bologna, vedete molto forte, vedete Firenze che tiene un po' anche se rallenta, vedete la caduta di Roma connessa al lavoro pubblico in grande misura perché i laureati non vanno più a Roma perché non ci sono più impieghi pubblici, vedete la relativa tenuta di Napoli, Napoli presenta sorprese interessanti e il tracollo delle città siciliane che stanno letteralmente sprofondando anche da questo punto di vista. C'è un problema di disuguaglianza molto forte, mio penultimo punto negli ultimi due minuti, nel senso che anche nel nostro paese stanno aumentando le disuguaglianze fra le persone, soprattutto disuguaglianze di ricchezza che poi si trasmette per via ereditaria, influenza il benessere della popolazione. Queste hanno tradizionali gradienti nord-sud, ma sono molto importanti anche nelle città. Ulteriore complicazione, c'è la città dei ricchi e c'è la città dei poveri, molto evidente a Roma, questo è l'indice di sviluppo urbano, ma ci sono tantissimi dati, grandissime differenze anche nelle città, collegate alle migrazioni, ma non solo, perché sono differenze anche di italiani. Chiudo con un accenno semplicemente alle circostanze di natura più strettamente politiche, cioè alla circostanza che, essendosi ridotte le risorse totali disponibili e probabilmente anche per effetto della crisi complessiva del nostro paese, alcuni territori del nostro paese stanno pensando di andare da sé.
che è quella che io chiamo la secessione dei ricchi, che è un evento che si potrebbe tradurre mercoledì prossimo nella approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della cosiddetta autonomia regionale differenziata. Questo riguarda il Veneto, la Lombardia, ma anche l'Emilia-Romagna, con una trasformazione di tipo politico straordinariamente interessante. Il Piemonte e la Liguria seguono. Liguria molto più debole, che non ha da guadagnare tanto in termini di residui fiscali, che è questo che vi faccio vedere in questa tabella, ma che mira al controllo del porto, dell'aeroporto, delle ferrovie e delle autostrade di Genova. Cioè mira, come dire, a una lettura dello sviluppo territoriale un pochino medievale, centrata su sistemi territoriali indipendenti da sé. Questo è un tema che incrocia tutto quello che vi ho detto, perché significa che una parte rilevante del Paese pensa essenzialmente in termini di sistemi regionali o locali e non pensa più in termini di sistemi nazionali. Tutto questo, infine, ha un impatto anche elettorale molto forte. Questa figura, che forse avrete già visto, mostra le grandi differenze, questa volta non fra regioni che conosciamo, ma fra dimensioni territoriali nelle città. Dunque tutto questo mi porta a dire che abbiamo terreni straordinariamente importanti di lettura se riusciamo a combinare più dimensioni e più scale di lettura, se leggiamo in locale però tenendo presente di quello che succede a livello nazionale ed europeo, e il livello nazionale ed europeo tenendo presente le sue differenziazioni locali. Un compito molto complesso, necessario, utile, al quale tutti quanti, credo, spero, collaboreremo negli anni a venire per dare una lettura e per confrontarci sulle interpretazioni delle dinamiche del nostro Paese. Grazie. Grazie quindi Gianfranco Viesti. Adesso prenderà la parola il professor Filippo Barbera. Apriamo magari le slide. Mi lascio l'orologio. Mi presto l'orologio. Sì, ma Filippo Barbera è sociologo dell'economia e del lavoro, insegna teoria sociale applicata, sviluppo locale e innovazione sociale presso il Dipartimento Culture, Politiche e Società dell'Università di Torino ed è affiliato presso il Collegio Carlo Alberto di Torino. Si occupa di innovazione sociale, economia fondamentale e sviluppo delle aree marginali. Tra le sue recenti pubblicazioni ricordiamo Innovatori sociali e Innovatori sociali Bologna e Milino del 2019 con Tania Parisi e Economia fondamentale, edito da Einaudi nel 2019, come collettivo per l'economia fondamentale. Ha partecipato al progetto collettivo Riabitare l'Italia, pubblicato da Donzelli a fine dell'anno scorso, pubblicato dal professor Antonio De Rossi. Ringraziamo per essere qui oggi. Grazie. Grazie. Grazie a te, grazie a voi per l'invito. Sì, in questa mia rappresentazione, diciamo, del problema del rapporto tra innovatori sociali e territori, in effetti unirò queste tre. Ah, non si sente? Vedete, ero molto vicino a questo. Unirò alcuni dei temi trattati in queste tre pubblicazioni che sono state appena citate, di cui due sono in realtà un progetto collettivo, quindi spendo due parole su questo aspetto che è piuttosto interessante. Economia fondamentale non ha un autore, quindi non è un prodotto valutabile dall'ANVUR ed è una bellissima cosa. È un prodotto collettivo, un Wuming, noi siamo il collettivo per l'economia fondamentale, è un prodotto collettivo interessante perché è uscito in Italia per Einaudi, in inglese per Manchester University Press, in tedesco esce per Zurkamp e stiamo tentando una traduzione in spagnolo. E anche il progetto curato da Antonio, in realtà il libro Riabitare l'Italia, noi lo sentiamo nostro, tanto che spesso ci troviamo a presentare questo libro non essendo i curatori. Io e Arturo ad esempio lo presenteremo a Urbino a Espanet a settembre, io stesso l'ho presentato in un paio di occasioni, e diciamo, questo è un dettaglio che volevo condividere prima di entrare nel merito. Allora, partiamo dal primo volume, quello scritto con Tania Parisi, che tratta il tema dell'innovazione sociale, e poi vedremo la rilevanza che ha questo
questo quasi concetto, perché non è in realtà un concetto, per lo sviluppo dei territori. Abbiamo fatto un po' fatica a mettere a punto diciamo il valore di analisi che questo concetto dà, perché non è un concetto accademico, non è un concetto scientifico, qualcosa, anche questo vorrei condividere, che i sociologi, come immagino anche altri studiosi appartenenti a altri campi disciplinari, si trovano sempre di più ad affrontare, cioè lavorare con concetti nati non all'interno della comunità scientifica, ma in qualche modo imposti, voglio dire, o importati, diciamo, in un'accezione più benevola, dalle istituzioni. Quindi concetti che hanno, by design e non by chance, una valenza performativa e prescrittiva, e non solo analitica. E innovazione sociale è questa cosa qui, come lo è economia circolare, come lo è sviluppo sostenibile. Cioè l'economia circolare in un manuale di economia occupa mezzo paragrafo, perché dal punto di vista dell'analisi non è che aggiunga qualcosa di così rilevante, ha una grandissima valenza pubblica e di policy, e la stessa cosa è un po' innovazione sociale, un concetto che ha una grande valenza pubblica e di policy, ma che dal punto di vista analitico non è, è poco innovativo. Questo è il paradosso che abbiamo dovuto un po' affrontare. L'abbiamo un po' affrontato senza negarlo, come dire, accettando la cosa e... usando una metafora, diciamo, mangereccio gastronomica, è un po' l'innovazione sociale, è stata il tofu e il polpettone. È buona se la metti vicino a qualcosa di buono, come il tofu con la carbonara è buonissimo perché sa di carbonara, e beh, è un po' un polpettone, no? Nell'innovazione sociale, dal punto di vista della fenomenologia empirico, c'è di tutto dentro, c'è veramente di tutto. E poi, ecco, oltre a questa... poca chiarezza e poco valore aggiunto analitico, c'è una preoccupante cotè di tipo politico, perché l'innovazione sociale è spesso utilizzata per giustificare forme di attivazione, dinamismo, attivismo delle persone e della società civile in un quadro di investimenti pubblici decrescenti che non vedono, come ci ha mostrato anche Viesti nelle sue slide, un ritrarsi del ruolo dell'azione pubblica dello Stato. Questo è il quadro, diciamo, sulla come dire, letteratura. Tutto questo, come dire, si convoglia in un quadro, in una narrativa fortemente individualistica, cioè come se l'innovazione sociale fosse opera di moderni eroi civili che, mossi da motivazioni salvifiche, altruistiche e riformistiche, ecco, vogliono disegnare un capitalismo dal volto umano inclusivo, sostenibile e sano. C'è una narrativa, se voi leggete lo storytelling sull'innovazione sociale ad opera sia delle fondazioni ma anche nei media, ma anche in tanta letteratura, trovate, no, questo racconto di personalità biografico, no, di eroi, moderni eroi che salvano il mondo grazie alla loro azione. Noi abbiamo, questa narrativa di tipo individualistico, iperindividualistico, spesso si accompagna a una teoria implicita di tipo, a un funzionalismo ingenuo, per cui l'innovazione sociale emerge quando fallisce lo Stato e fallisce il mercato, che è dal punto di vista teorico una stupidaggine, ovviamente. Però spesso i documenti di policy sono pieni di stupidaggini teoriche. E un esercizio utile che abbiamo fatto è quello di leggere i documenti di policy con le lenti della teoria. Dire, ma che teoria implicita c'è in questo documento di policy, europeo spesso, ma anche delle fondazioni? E se la teoria non è credibile, come può questa policy essere efficace? Questo è un esercizio interessante. Allora, noi in realtà, quindi, diciamo, di fronte a questo quadro un po' desolante, abbiamo proposto di trattare l'innovazione sociale come un di spostare il fuoco, una mossa euristica, la Abbott, no? Come dire, cambiare il fuoco dell'analisi, farsi un'altra domanda. Le domande che si trovano in letteratura sono sbagliate, quindi, come dire, se parti da domande sbagliate è molto difficile arrivare a una risposta giusta. Spostiamo il fuoco dell'analisi, chiediamoci non cos'è l'innovazione sociale, ma chi sono gli innovatori sociali, cioè chi sono gli agenti del cambiamento, e non trattiamoli come individui mossi, come eroi civili mossi da motivazioni salvifiche, ma come popolazione. Sono un gruppo, ci siamo chiesti, gli innovatori sociali sono un gruppo con caratteristiche definite e specifiche? Certo che se sono un gruppo, in realtà sono un gruppo nascosto, non esiste un elenco della popolazione degli innovatori sociali da cui trarre un campione casuale semplice a cui fare poi inferenza, no? Non abbiamo un elenco, ci troviamo di fronte a una popolazione nascosta, che spesso sono le popolazioni più interessanti, sono le popolazioni basate su comportamenti, e non su tratti sociodemografici o altro.
Allora, fortunatamente gli epidemiologi e i sociologi, hanno, in particolare i sociologi matematici, hanno messo a punto una tecnica di campionamento che si chiama Respondent Driven Sampling, che è adatto per mappare popolazioni per mappare quelle popolazioni che sono appunto nascoste. Cos'è il Respondent Driven Sampling? È un tipo di campionamento in grafo, cioè dentro un reticolo, i puntini connessi, ok? Partendo da una snowball, e correggendo le stime attraverso parametri di network, cioè io raccolgo dei dati di rete mentre faccio campionamento sulle catene di reclutamento, posso disegnare delle stime come se il campione fosse un casuale un campionamento casuale semplice, detto in estrema sintesi. Per farvi un esempio, se voi immaginate un grafo, un reticolo con due persone, una ha 10 connessioni, una ha 2 connessioni, la persona che ha 10 connessioni ha 5 volte la probabilità di essere estratto dalla persona che ne ha 2. Questo è l'assunto base. Chiedendo appunto alcuni dati di rete, applicando alcuni assunti tipo matematico, si riescono a ricalcolare, a ripesare le percentuali, a, come dire, vedrete, a calcolare delle stime di campionamento che approssimano quelle del campione casuale semplice, se il lavoro è fatto come si deve. Allora, questo lo possiamo saltare, sono più una rappresentazione appunto di come si fa un RDS. Abbiamo fatto un RDS attraverso un questionario web e abbiamo raccolto in due fasi un primo campione di 300 innovatori sociali e un secondo campione di un po' di più o meno la metà, di 161 innovatori sociali. Come l'abbiamo fatto? Siamo partiti da un seme, da questo seme ci siamo fatti indicare altri due, ognuno ne ha indicati altri due, e come vedete, insomma, ci sono dei risultati abbastanza interessanti, no? Guardiamo quelli della prima fase. Anzitutto la popolazione degli innovatori è una popolazione nazionale, questo è interessante, è una popolazione nazionale, è una delle poche, io direi, popolazioni nazionali vere, perché è una popolazione, è un grafo, ricordiamoci, è una popolazione nazionale connessa, non sono individui atomizzati, sono un gruppo in senso proprio, vivono certamente nelle grandi città ma anche nelle piccole e medie città, sono giovani, lavorano sia nel profit che nel no profit, noi li abbiamo definiti, diciamo, millennials giovani adulti, sono millennials cresciuti in qualche modo, che hanno iniziato la loro attività dopo la crisi è stato un trigger importantissimo per l'innovazione sociale, dopo il 2008 c'è stato uno spurto organizzativo, molto istruiti e, come vedremo in altri dati, che provengono da famiglie con elevato capitale culturale umano, quindi è una cosa un po' particolare per il nostro paese, ecco, no? un'avanguardia se vogliamo, però con caratteristiche di questo tipo, ok? Con una buona, anche, ecco l'ultimo tema, con un buon equilibrio di genere, differentemente dal mondo dell'innovazione tecnologica, dove la distribuzione uomo-donna è molto sfavorevole alle donne, nel campo nel settore dell'innovazione sociale invece c'è un buon equilibrio, vedete 44,6, 55,4%. Quindi una popolazione nazionale che ha bisogno di una politica nazionale, questo è il tema. Che valori hanno, secondo questionario? Danno molto importanza, come vedete, ai valori cosiddetti intrinseci, possibilità di prendere iniziative, autonomia, lavoro utile alla società e un lavoro con il quale si sente di poter realizzare qualcosa, vogliono essere utili, vogliono fare qualcosa in cui si riconoscono e questo qualcosa deve avere una valenza collettiva. Quindi un profilo abbastanza interessante. Ciò non vuol dire che non danno importanza alle dimensioni economiche, ma come si vede qui, le dimensioni economiche sono vicine, vedete il buon guadagno, che è la classica dimensione estrinseca, I pallini sono gli individui, i quadratini in grigio sono i valori intrinseci, i quadratini in giallo sono i valori estrinseci. Messi su uno stesso spazio, diciamo, attraverso una tecnica che si chiama unfolding, vedete che la dimensione estrinseca è vicino a quelle intrinseche, che sono a loro volta vicino agli innovatori, cioè gli innovatori sociali danno importanza alle dimensioni intrinseche, lavoro con il quale si sente di poter realizzare qualcosa, possibilità di autonomia, lavoro utile alla società, e il buon guadagno sta lì dentro. Questa è una cosa abbastanza interessante, se voi volete mettere in crisi l'innovazione sociale o un innovatore sociale, non dategli un aumento di stipendio. Fare le cose bene deve riflettersi anche, deve avere, come dire, un riflesso di tipo economico. Questo è una fattispecie, una fenomenologia imprenditoriale abbastanza interessante, no? Dove, come dire, l'impatto sociale, le dimensioni economiche, la tecnologia
e le dimensioni relazionali stanno insieme, stanno strettamente insieme. Abbiamo quindi etichettato questa popolazione rifacendosi a un vecchio lavoro di Luisa Bianco e di Adriano Luciano, che probabilmente vi ricordate, si intitolava La sindrome di Archimede, utilizzando l'idea della sindrome di Prometeo, no? innovatori prometeici. Anzitutto perché sono dei devianti come Prometeo. Prometeo era un grande deviante, tradisce i vecchi dei per i nuovi dei e poi tradisce i nuovi dei per gli uomini. E si muove, no? Da voce costruisce la capacità di voice degli attori marginali, attori che non hanno voice, che non hanno capacità di voice, a cui viene donata la conoscenza, però trasgredendo un insieme di regole, tradendo il gruppo dei centrali. E il gruppo dei centrali cambia ogni volta, perché quando io costruisco la capacità di voice di un gruppo, questo diventa centrale, e a quel punto devo costruire la capacità di voice di un altro gruppo. Quindi non assumo una posizione valoriale rigida, ma mi muovo rispetto allo spazio, mi muovo rispetto allo spazio etico. E poi è soprattutto un innovatore, l'innovatore prometeico è un innovatore non speculativo, è un innovatore che si innamora dell'impatto dell'idea. Gli innovatori sociali ragionano in termini di metriche e di impatto. Per alcuni sociologi questo rappresenta la colonizzazione di, come dire, apparati esterni, tipo tecnico, sui mondi vitali. No, noi diamo veramente un'altra interpretazione, è un modo di fare politica. I numeri, la metrica, la misurazione, definire in modo chiaro che tipo di cambiamenti la tua azione andrà a creare e misurare questi cambiamenti in modo tecnico e dare a questi cambiamenti anche un valore economico, non è disgiunto dal fare politica. Questo è molto importante, e la critica dei sociologi rispetto a questo tipo di fenomeni è spesso un po' radical chic, mi viene da dire. Insomma, lavorando con gli innovatori sociali si vede, loro fanno politica e vogliono che, come dire, il loro fare politica si sostanzi in una metrica. Quindi non c'è la misurazione e l'azione politica, sono due lati della stessa medaglia. Allora, veniamo al territorio. Che tipo di impegno per la comunità locale vedono per se stessi gli innovatori? Beh, diciamo, sono contrari all'idea di Milton Friedman per cui il miglior modo per fare corporate social responsibility per un'impresa è fare profitti, no? Friedman, Wall Street Journal 1970, non è quella roba lì. Sono anche contrari a una, come dire, non si sentono classi dirigente in senso classico, presentarsi al voto, non è quello. È piegare il disegno e l'azione dell'impresa al bene, all'impatto sociale del territorio. Come dire, sono, direi, in qualche modo attori olivettiani, se vogliamo, no? Che disegnano un'impresa, un'azione economica imprenditoriale, considerando la molteplicità di metriche e di modi di misurare il valore, che una concezione che noi chiamiamo eterarchica dell'impresa, che ha quindi che deve rispondere a interessi spesso dissonanti, non è solo l'idea del multi-stakeholder, è proprio di diversi modi di misurare il bene, ciò che vale fare, tiene insieme. Questa è un po' l'idea. Sono, rispetto agli italiani, attori che si fidano molto degli altri, hanno una grande fiducia interpersonale e, come gli italiani, hanno una bassa fiducia nelle istituzioni, bassa fiducia nei partiti politici, bassa fiducia nelle istituzioni politiche, molta elevatissima fiducia interpersonale e sono, ecco, così vengo un po' ai problemi del territorio. Rispetto al tema del policentrismo territoriale, che è un po', diciamo, delle aree interne marginali, che è un po' il fuoco dell'incontro di oggi, l'idea è che, come dire, gli innovatori sociali siano una risorsa per questi territori, ma che questa, per esprimere al meglio le loro capacità di sviluppo locale, debbano poggiare su un quadro, su un disegno nazionale. Una politica nazionale per l'innovazione sociale che includa il policentrismo territoriale. E qui di nuovo c'è un conflitto con lo storytelling, perché lo storytelling sugli innovatori sociali è uno storytelling maledettamente urbanocentrico, come se l'innovazione sociale fosse solo un patrimonio milanese, torinese o di pochi altri grandi conglomerati urbani. E, come dire, c'è uno storytelling positivo sugli innovatori sociali, ma nelle aree interne marginali, ma che è un po' folcloristico, no? I nuovi montanari, tra l'altro cose di cui, come dire, mi interesso e in cui credo, però, come dire, che si limita un po' a quelle figure che rasentano un po' il folklore. L'innovatore sociale, l'innovazione sociale è raccontata più che altro come risorsa per le città e non per i territori
territori interni e marginali. Serve quindi appunto un'immagine del paese che valorizzi gli innovatori sociali nelle aree interne. Qui vedete un paio di mappe prese dal libro Riabitare l'Italia, che, come dire, due mappe che in realtà hanno dato, hanno permesso insomma la fruttuosa interazione del libro, la mappa delle aree interne e la mappa di Arturo Lanzani e Furci, giusto? Curci, sì. Allora, qual è il tema qui? Che, come dire, la mappa aree interne, le aree interne enfatizzate dalla strategia aree interne godono di una narrazione pubblica positiva. Sono in realtà luoghi, come dire, decadenti ma belli, dove c'è una narrativa del riabitare. L'Italia è anche un paese brutto, però. Non c'è una narrativa sui luoghi brutti da riabitare, che è drammatico. Io diciamo quello che ho appreso tantissimo dall'interazione tra il gruppo aree interne e il gruppo De Rossi, Lanzani, è proprio questo, che l'Italia è un bel paese pieno di posti brutti. Chi parla dei posti brutti? Nessuno. Chi è che vuole andare a vivere a Santià? Perché io sono biellese, per me Santià è l'archetipo del posto brutto da riabitare. Ce ne sono molti altri, no? È un po' questo, no? Allora, cosa può fare l'innovazione sociale, l'azione degli innovatori sociali nei luoghi, non solo nelle città, e nelle aree interne, e nei posti brutti e difficili da riabitare? Beh, l'idea, e qui è il terzo libro, che debba lavorare a stretto contatto con l'infrastruttura materiale della vita quotidiana. Questi luoghi, i luoghi brutti, ma anche le aree interne, sono luoghi che non hanno più vita quotidiana. Sono luoghi deprivati, in contrazione, Arturo li chiama, in contrazione di cosa? In contrazione della infrastruttura economica della cittadinanza. La cittadinanza non è solo un diritto formale. Se noi non abbiamo una infrastruttura economica che funziona bene, se il modello di business di Trenitalia è un modello di business che valorizza una parte del paese, il paese si spacca. Chiaramente, perché muoversi è un diritto sociale, mangiare è un diritto sociale, avere una casa di un certo tipo pure, no? Quindi l'infrastruttura economica materiale della cittadinanza. Allora è qui che io vorrei ragionare bene sul rapporto tra innovazione sociale, pezzi del territorio da riabitare e cittadinanza. L'infrastruttura economica della cittadinanza, l'infrastruttura materiale della cittadinanza, convenzionalmente definita, che cambia nello spazio e nel tempo, perché quello che mi rende cittadino oggi a Torino è diverso da quello che mi rendeva cittadino ieri a Torino e da quello che oggi mi rende cittadino in Basilicata piuttosto che a Sassari, piuttosto che a Palermo, piuttosto che a Firenze. Okay? Questo tema è appunto il tema che affrontiamo in questo lavoro che vi dicevo, questo lavoro scritto, pensato e scritto a più voci, che abbiamo intitolato Economia fondamentale, appunto l'infrastruttura della vita quotidiana. E qui c'è i casi presentati al pomeriggio, in realtà poi in molti casi sono esempi di innovazione sociale nell'infrastruttura dell'economia fondamentale. Allora, come fare? Qui anch'io vengo un po' alle politiche pubbliche, no? Finisco come ha fatto Gianfranco sulle politiche pubbliche, più con uno sguardo sociologico. Allora, io credo che questo, che la lezione della strategia aree interne, al di là di tutti i limiti di implementazione che ha la strategia, perché ne ha moltissimi, e sono veramente tanti, c'è un aspetto cruciale, che è quello della inevitabile riconoscimento dell'interazione tra policy e politics. La SNAI non è solo una politica pubblica, una policy. La SNAI fa politica. Il gruppo SNAI si muove nei territori scovando gli innovatori, che è una cosa border, se vogliamo, cioè che da Roma un ministero vada in Valmaira e, facciamo un esempio, la Valmaira non è l'esempio più significativo rispetto a questo punto, quindi spiazzi un sindaco che vive di rendita e dia voce a un maestro piuttosto che a un operatore della fiera dei servizi che invece ha delle cose intelligenti da dire per lo sviluppo del territorio ma non può dirle perché non ha potere. Lo Stato che ridefinisce le asimmetrie di potere all'interno dei territori. È una cosa grossa. Barca lo dice spesso, che è un po' border, diciamo, no? Come dire, è un po' pericoloso farlo, però è quello.
gli innovatori non si raccolgono come le mele sugli alberi, li devi scovare. Gli innovatori, capacità di voice, spesso non hanno voce nei territori, cioè le persone che controllano le risorse e i processi di sviluppo nei territori spesso fanno parte di elite estrattive, che non sono solo le cattive elite urbane, ma che sono dentro i territori e che vivono della loro capacità di intermediazione e costruiscono il loro ruolo sul blocco, insomma, dei processi decisionali locali. Questo confronto, come dico, no, deve essere un confronto politico a tutto tondo. Noi cosa dobbiamo imparare da Milano, noi torinesi, da Milano nel campo dell'innovazione sociale? Beh, Milano ha fatto dell'innovazione sociale una politica urbana, con la A, non solo un'azione tecnica. Davide Agazzi, che è uno dei membri, un ex mio studente dell'innovazione sociale, del movimento dei social innovators in Italia, è nel gabinetto di Sala, cioè partecipa alle decisioni pubbliche. Questa è una delle differenze tra Milano e Torino. Milano, con Cristina Tajani, che è stata così gentile da scrivere la postfazione al nostro libro Innovatori Sociali, questo fa. Ha cooptato nella classe dirigente gli innovatori sociali. E di questo c'è un po' bisogno. C'è un po' bisogno che voci radicali, marginali, tra l'altro tra le poche voci che hanno una visione del futuro, che ragionano a 10 anni, a 20 anni, voi avete mai provato, voi avete tutti grande esperienza di consulenza di politiche pubbliche, quindi vi rendete conto di quanto corto sia lo sguardo dei decisori pubblici, che non riescono a pensare oltre l'anno, i 6 mesi, i 2 anni. Gli innovatori sociali ci danno un'immagine di futuro, con loro si discute di scenari, di impatti, di cosa sarà la città tra 10 anni, 15 anni, 20 anni, con l'aumento medio delle temperature, e quindi come le aree interne montane della città metro montana torinese potrebbero trarre valore, e di come questo richiederebbe delle azioni lungimiranti di messa in sicurezza dei territori. Provate a parlare con un assessore regionale di un tema di questo tipo, così magari, come dire, se siete un professore universitario vi fa piacere, vi prendete un caffè insieme, ma finisce lì, non c'è nessuna ricaduta di politica pubblica. Quindi gli innovatori sociali ci aiutano a pensare il futuro, ci aiutano a ragionare sul futuro. E quindi lo Stato, sì, l'azione pubblica ha un ruolo importante, ma soprattutto, per come la vedo io rispetto a questo tema, quello di potenziare la capacità di voice collettiva degli individui, ma anche dei territori. I territori marginali sono marginali anche perché non hanno più rappresentanza. Chi rappresenta i bisogni, gli interessi, la capacità di visione della Val Maira, della Val di Susa, della Valle di Lanzo, delle valli appenniniche? Come i bisogni e gli interessi di queste valli entrano nel disegno delle politiche regionali? Qual è il meccanismo di rappresentanza? Non c'è più il meccanismo di rappresentanza. La Val Maira pesa come un quartiere di Torino. Ieri ero in Oltrepò vivono 12.000 persone. Nessun membro della classe dirigente costruisce il proprio profilo politico investendo su un'area di questo tipo. C'è un problema enorme qui di rappresentanza di territori che hanno tantissimo spazio e pochissimo peso. Questo tema va affrontato, va rimesso al centro il tema delle istituzioni intermedie e della rappresentanza politica e della capacità di voice di questi territori. Come si fa questo? Si fa evitando, prendendo sul serio l'idea, insomma, che l'innovazione sociale non è la società contro l'azione pubblica, non è proprio quello, non è la capacità innovativa, dinamica, degli animal spirits, degli imprenditori civili, che vogliono il bene comune, non è quella roba lì. E se fosse quella roba lì, a me non interessa personalmente, a parte che non lo è. E quindi, prendendo al contrario l'idea, insomma, che o si vince o si perde assieme. Pensiamo al caso di Torino. Possiamo pensare che la città di Torino, che ha fatto un grosso investimento sull'innovazione sociale, possa valorizzare, mettere a valore tutto quello che si sta facendo sull'innovazione sociale senza una seria riforma della macchina pubblica comunale, che ha un tasso i cui dipendenti hanno un'età media superiore alla media nazionale, che è già molto elevata,
che ha un piano di rientro dal debito pari a 86 milioni di euro l'anno per i prossimi 15 anni. E cosa vuol dire fare azione pubblica in un'economia del debito? Parlate con un dirigente, gli dice, io mi chiedi di pensare a cosa fare tra 2 anni, io sono qui, non che devo gestire un'emergenza di questo tipo. Ecco, come si fa a fare innovazione sociale, essere la città dell'impatto, senza pensare a una seria riforma dell'azione pubblica, ma nel suo apparato amministrativo? La città rischia di bloccarsi, voi lo leggete, no? Che, come dire, quando si ammala una maestra si chiudono gli asili, no? L'azione pubblica è a soglia, basta una goccia per bloccare interi pezzi delle politiche pubbliche nazionali, delle politiche pubbliche cittadine. Come si fa a pensare, no, che come i nostri millennials, giovani adulti pieni di competenze, motivazione, molto bravi, perché c'è una grande professionalità in questi settori, grandissima, molta motivazione e professionalità, salvino, riescano a invertire i numeri che ci ha fatto vedere Gianfranco, senza una seria riforma dell'attività e dell'azione pubblica. Quindi quello che c'è di interessante nell'innovazione sociale è che l'innovazione sociale richiede un cambiamento nel modo di agire dell'apparato pubblico. Questo è il punto. Quindi non separare ciò che in realtà è in qualche modo naturalmente connesso, non vedere l'innovazione sociale come un problema di società civile, ma come un problema di rinnovamento dell'azione pubblica e quindi di costruzione di scenari dove mercato, società civile e azione pubblico amministrativa vincono insieme, i famosi scenari win-win, che richiedono però un orientamento di medio-lungo periodo che oggi non abbiamo, come tutti sappiamo, non c'è più il futuro di una volta. Grazie. Stare qui? Sì, certo, magari il microfono. Credo che possiamo già valutare gli effetti della giornata. C'era un cervello in rientro presente qui in Loris, sala, sì. È andato via, mi ha mandato un WhatsApp e dice ciao, vado via, non torno più. Non è vero, l'ho incontrato fuori, mi ha detto che è contentissimo di tornare via. Bene, ringraziamo allora Filippo Barbera e introduco adesso Pietro Clemente, professore di antropologia culturale presso l'Università di Firenze, adesso in pensione, già docente nelle università di Siena e di Roma e presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici. Presiede il consiglio scientifico della Fondazione Museo Guatelli ed è membro della giuria del premio Severio Tutino dell'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano e del premio Silvia Dell'Orso, membro della redazione della rivista Lares e della rivista Antropologia Museale e autore di saggi su tematiche della cultura popolare, dei musei, della storia dell'antropologia. Ha ricevuto il premio Cocchiara per gli studi demoetnoantropologici nel 2018 e tra gli scritti recenti vediamo Le parole degli altri, gli antropologi e le storie della vita, edito da Pacini nel 2013, e presidente dell'Istituto Storico della Resistenza Senese e dell'Età Contemporanea, Vittorio Meoni. Grazie per essere venuto oggi senza largo preavviso. Grazie, funziona, sì. Sì, io propongo un altro paesaggio, ma mi pare che è giusto, che c'è una scena di paesaggi che scendono verso il basso. E, diciamo, l'antropologia nei suoi momenti migliori è riuscita a proporre anche teorie generali, ma sempre partendo da uno sguardo molto ravvicinato rispetto ai numeri che sono circolati. Appunto, io continuo a pensare ai miei numeri, un piccolo paese della Corsica che è passato da 40 a 100 abitanti, oppure due paesi della Sardegna che sono fatti uno da 400 in calo e l'altro da 800 in calo. Diciamo, chi lavora con questi numeri ha solo la soddisfazione di vedere che quando si fanno le carte generali d'Italia e si vedono le zone di sviluppo, i suoi paesi in crisi sono nelle zone di sviluppo e le zone di sviluppo non li percepiscono. Quindi anche nelle zone di sviluppo ci sono paesi in crisi. Il mio caso è più sistematico, è quello dell'area cagliaritana, che viene sempre data come un'area, diciamo, consistente, e uno dei paesi di cui mi occupo, anzi quei due di cui vi stavo parlando, sono proprio ai margini dell'area cagliaritana. Ma diciamo che
fa parte della tradizione metodologica del Novecento che si affrontino queste dimensioni. Ecco, questo era nella mia formazione giovanile il dibattito tra Jean-Paul Sartre e Lévi-Strauss sulle grandi astrazioni, appunto. Sartre accusava Lévi-Strauss di trattare gli esseri umani come formiche e, diciamo, la dimensione formica è più o meno quella che mi è congeniale, ma mi piace di più forse ricordarlo nei termini di un dibattito tra gli storici americani che opponevano in sostanza come metodologie il punto di vista del cercatore di funghi e quello del paracadutista. Il paracadutista vedeva, diciamo, un mondo dall'altro, che invece nella tradizione nostra era più il dibattito tra chi guarda l'albero e chi guarda la foresta. L'antropologia è ricca di prospettive teoriche, quindi non è un empirismo privo di orizzonti, ma è forse il cercare nella dimensione minuscola di trovare tendenze, di identificare fattori che possono in qualche modo anche aiutare a rileggere le grandi tendenze. La mia riflessione parte in un certo senso da un volume di Donzelli che si intitola Sardegna contemporanea, la cui lettura, in un contesto al quale anche io ho partecipato alla produzione dei primi tre saggi di demografia, è stata per me una lettura tragica. Io sono nato in Sardegna, ho vissuto 33 anni della mia vita in Sardegna, poi il resto a Siena e in queste università che avete sentito, e diciamo che da quando ho smesso di fare il professore universitario mi dedico a qualcosa che ha a che fare ancora con la ricerca, ma anche piuttosto forse con le politiche culturali, e che riguarda appunto una rete di piccoli paesi in crisi demografica nei quali stanno nascendo delle esperienze che possono essere, tra molte virgolette, collocate nello scenario dell'innovazione sociale, come ci è stato appena proposto da Barbera, e ho qualche dubbio su questo, mi sarebbe anche interessante discutere. Io forse per mie abitudini, diciamo, giovanili, tendo a vedere questa esperienza dell'innovazione sociale fatta nei piccoli paesi piuttosto in una chiave giacobina o leninista, nel senso di vedere come sorta di avanguardie di capitale culturale che si collocano in contesti che spesso sono ostili. Insomma, abbiamo visto una filmografia tipo Il vento fa il suo giro, che arrivano, le persone nel posto trovano ostilità. Io vedo appunto nei paesi di cui mi occupo che, diciamo, che gli anni sono pesanti per questi innovatori, come dire, buttati sul territorio, e che i risultati delle votazioni sono pesanti, e c'è un forte senso di solitudine che non è accompagnato da una capacità di fare gruppo. Ecco, questo tipo di innovatori sociali è prigioniero delle località, nonostante che viviamo in un mondo globalizzato e che io cerchi di fare da rete per chi sta in questi territori, ma mi rendo conto che un conto è dirlo, un conto è farlo. Spesso ricoprono, anche questo è un tema classicamente antropologico, un numero di ruoli talmente elevato che accedere a una rete non è semplicissimo, e quindi sono scenari che nascono quasi da una sorta di, come dire, di sguardo attento sulla vita quotidiana di questi contesti così, così strani, così strampalati. Riflettere sulla demografia della Sardegna, io ormai mi sono convinto che i demografi sono sostanzialmente degli iettatori, perché diciamo che sono arrivati a decidere in che anno quei paesi della Sardegna di cui mi occupo moriranno, no? Quindi, per esempio, Armungia, che è il paese di cui mi sono occupato di più, nel Gerrei, provincia di Cagliari, me ne sono occupato perché è il paese natale di Emilio Lussu, una importante figura del Novecento, autore di Un anno sull'altipiano, Marcia su Roma e dintorni e così via, di cui sono stato amico, e sono stato amico di suo figlio, e suo figlio ha pensato che fosse ad Armungia poteva nascere qualcosa anche in quei territori desolati. Ho fatto 3 anni di ricerca con i miei allievi dell'Università di Roma in questo territorio, sostanzialmente
l'esperienza di territori come quelli di Armungia è un'esperienza critica, un'esperienza difficile da valutare nei tempi lunghi, e è un'esperienza che rischia poi di perdere tutti i fattori che sono stati proposti sul territorio. Questa rete di piccoli paesi di cui mi occupo è veramente insignificante, perché dal punto di vista statistico, se li sommiamo, questi paesi non arrivano a 5.000 abitanti, quindi sono anche nella loro somma al di sotto. Però per esempio c'è un paese del Trentino che è stato protagonista di un'unione tra paesi, cosa che oggi è stata anche molto criticata, c'è una legge in proposito e cerca di funzionare in questo modo. Ecco, guardare alla prospettiva demografica dal punto di vista degli attori del territorio è un po' sconsolante. Diciamo che i fattori che sono in grado di tenere in considerazione mi sembrano difficilmente connettersi con la demografia, cioè la demografia ha bisogno di usare degli indici che sono in un certo senso improbabili, perché se uno per la Sardegna valuta la crescita del patrimonio ovino, che non è in calo come le persone, no? Nel 2045, quando morirà Armungia, le pecore di Armungia ci saranno ancora o non ci saranno più? Diciamo che però le previsioni demografiche danno il senso delle battaglie culturali che si fanno nei luoghi. E quindi ho provato a riflettere sul rapporto costa zone interne in Sardegna, che è un tema classico, che è anche fortemente presente ad Armungia e a Patru, che è un altro dei paesi della Sardegna di cui mi sono occupato. Su questo tema io ho lavorato per il volume Sardegna Contemporanea, sostanzialmente per cercare di fare un bilancio dei 60 anni della Costa Smeralda. E la Costa Smeralda è stato proprio il luogo del conflitto, perché la Costa Smeralda è stata fortemente osteggiata da tutta la cultura politica della Sardegna e nel tempo tuttavia si è rivelata come una sorta di insediamento innovativo che interpretava lo spazio marino della Sardegna in una chiave che è stata riconosciuta di una certa qualità. C'è stato un dibattito negli anni di Soru presidente in cui si diceva che tra tutte le espansioni edilizie costiere la migliore restava quella di Costa Smeralda, che era stata interamente progettata da architetti di alto livello e così via, nonostante che si continuasse a criticare quel modello. Olbia è l'unica provincia della Sardegna che si sviluppa, cresce e così via, e si sono misurate intorno alla Costa Smeralda le identità della Sardegna, fino a un libro, un romanzo di Bacchisio Bandino, che è un po' un semi-antropologo, scrittore, che ha teorizzato come la nascita di un nuovo ibrido, diciamo, il sardo nato in contesti di ibridazione col mondo costiero che la Costa Smeralda aveva costruito. E ci sono nella nuova filmografia della Sardegna, che è nata insieme a una grande pagina di narrativa sulla Sardegna degli anni 90, ci sono film che insistono su questa tematica, uno dei più belli di Mereu è Ballo a tre passi, che insiste proprio sempre sul rapporto costa zone interne. C'è un bellissimo documentario che si intitola Furria Drogio. Il Furria Drogio è una struttura, diciamo, di gestione rurale territoriale, una specie di stazzo, in cui mostra sistematicamente quello che succede nello stesso tempo tra la zona interna Furria Drogiu e la zona costiera Capo Malfatano in provincia di Cagliari, e c'è questo mondo svestito che va al mare, questo mondo vestito ricco di immigrati che vengono da tutte le parti del mondo, che suda e che si occupa di fienagione e cose di questo genere, che mostrano questa, diciamo, oscillazione drammatica della Sardegna tra questi due fattori. Uno dei temi su cui tutti sarebbero d'accordo è il tema dell'attrarre verso l'interno, in modo che non si perda quella che è interamente condivisa da tutti i sardi: l'identità sarda sta nell'interno e non sta nella costa. Forse sta nella costa per gli algheresi, perché sono algheresi e non perché sono sardi, o per i carlofortini, che quando vengono a Cagliari dicono siamo in Sardegna, come a dire, abbiamo lasciato la nostra vera identità.
e il nodo del pastoralismo, che è un nodo ciclopico della Sardegna, che quest'anno è esploso in una modalità, diciamo, per un sardo emigrato come me, irritante. Io l'ho trovato un cattivo spettacolo, quello che è stato dato dal mondo del pastoralismo, diciamo spinto da un fattore di sovrapproduzione addirittura in questo mondo che è tutto in calo, che è quella del pecorino romano, che non riescono più a piazzare sui mercati. Quindi è un mondo estremamente contraddittorio che, diciamo, fa riflettere sui piccoli movimenti che possono essere fatti per portare, diciamo, indicazioni di trasformazione in questi scenari. Uno dei fattori sicuramente di lungo periodo della sopravvivenza della Sardegna è quello del turismo. La Sardegna è una delle aree che ha avuto un turismo precoce, un turismo già ai primi del Novecento, in cui sono nate manifestazioni già a metà del secolo che erano proprio finalizzate al turismo, come la Sagra del Redentore e cose di questo genere, il pranzo dei pastori che si fa ad Orgoso, è una cosa anch'essa di lungo periodo. Il turismo è uno dei nodi su cui si investe per questa connessione tra costa e zone interne. Anche in paesi come Armungia, la casistica, sebbene limitatissima nello spazio, mostra dei possibili incrementi in questa direzione. Ecco, Armungia, nell'anno in cui ho cominciato a fare una ricerca con i miei allievi, era il 1998, Armungia non aveva una rete, diciamo, informatica accettabile, nessuno aveva il computer, non arrivava la linea, diciamo così, e perfino coi cellulari bisognava tutti camminare verso i 450 metri per poter accedere al telefono cellulare. Ricordo tutti questi studenti romani in fila davanti al telefono a gettone nella piazza del paese. Quindi era un paese che io avevo invitato a studiare, perché ormai tutti i piccoli paesi erano connessi col mondo e sembrava di essere nell'Albania di Enverocian, perché veramente era tutto impedito. Però ecco, qui ci sono stati dei forti dinamismi che non hanno inciso sulla tendenza demografica, perché già nel 99 era stata aperta una strada verso la costa. Armungia era un paese finisterre, cioè si arriva ad Armungia e non si va più, non si procede. E verso Muravera, quindi verso una zona abbastanza qualitativa del turismo costiero, e gli armungesi potevano scegliere tra l'ospedale di Cagliari e l'ospedale di Armungia. Quest'anno ho capito che l'ospedale di Armungia non regge il confronto con l'ospedale di Cagliari, quindi hanno ripreso ad andare all'ospedale di Cagliari. Però è successo che dalla costa adesso arrivano degli autobus pieni di francesi che stanno negli alberghi della costa, che visitano il paese. Visitano il paese, e qui il paese ha delle risorse che sono nate in qualche modo indifferentemente rispetto alla dimensione reale di un turismo di questo paese, ma che alla fine sono positive, che sono un museo dedicato a Emilio e Joyce Lussu e un museo dedicato alla società locale tradizionale, i suoi strumenti di lavoro, la casa del fabbro e cose di questo genere. Questo è un po' il tema di un dibattito su patrimonio e sviluppo, no? Che abbiamo aperto anche in varie circostanze con Antonio De Rossi, che io tendo a proporre non dicendo bisogna fare i musei perché i musei sono fattori di sviluppo, ma nei casi di cui mi occupo la mia posizione è questa, che quando ci sono delle azioni di sviluppo locale i musei tornano utili, sono risorse, ci si può investire, fanno memoria, producono perfino turisti ad Armungia. Questo è un po' questo è un caso abbastanza classico di rapporto tra paese centrale e costa, paesi che hanno poi tutti una festa del patrono, una capacità di offrire un cibo particolare, ma ciò nonostante le economie locali sono essenzialmente legate al terziario, oppure come nel caso di Armungia, terziario più una pastorizia sostanzialmente tradizionalissima, perché con la totale calo della popolazione
il pascolo non è più una risorsa limitata come era storicamente nella pastorizia, e quindi pecore e capre possono in qualche modo essere oggetto di un'attività di custodia piuttosto leggera, e quindi sono attività che sono legate alla trasformazione di questi prodotti e così via. Ecco, quindi il turismo andrebbe rivisto, e ci sono stati vari dibattiti che a me interessa seguire, anche con una chiave di antropologia del turismo, perché questa è una disciplina che ormai si è disegnata in modo piuttosto specializzato, ragionando in termini di spostamenti nel territorio, capacità di contenimento da parte delle strutture locali. Per esempio, Armungia tra il 1998 e oggi è cresciuta in termini di offerta di bed and breakfast e di agriturismo, non in modo tale da modificare l'economia. Armungia ha 400 abitanti, ma in realtà ne ha molti di meno, perché molti tornano a dormire ad Armungia e lavorano sul territorio. Quindi è un piccolo caso di territorio che sopravvive in una rete che prevede la costa, perché ormai da Armungia o da Villa Salto, che sono due paesi contigui, con ancora rivali, con soprannomi reciproci e così via, si va a fare il bagno laggiù, a Muravera, nella costa, che poi Costa Rei è una delle coste nuove della Sardegna qualificata. E un altro caso che seguo, appunto quello di Saavedra Bianca, è un paese invece della parte nord della Sardegna, e qui la cosa curiosa è che il gruppo, chiamiamoli innovatori tra molte virgolette, sono dei giovani che trovano lavoro a Olbia e possono ritirarsi a Padru la sera a vivere in un contesto di una frazione tradizionale, in cui, diciamo, il leader di questo gruppo è il nonno di uno che aveva abitato lì, aveva un'attività agricola e pastorale. Quindi ci sono questi fattori anche di attrazione storica del territorio, che sono minuscoli, ma possono essere anche questi fattori significativi. Diciamo che tra le esperienze che io conosco, quella per me più paradigmatica, perché è durata più tempo, non è un'esperienza sarda, è un'esperienza corsa. La Corsica per la Sardegna è una specie di, non so come dire, di luogo demoniaco, nel senso che quando io facevo politica da ragazzo c'era appunto Emilio Lussu che diceva sempre: non dobbiamo finire come la Corsica. Per lui voleva dire spopolamento radicale. La Corsica aveva 200.000 abitanti quando la Sardegna aveva ancora 1.500.000. Voleva dire: non dobbiamo finire tutti sulle coste lasciando la zona interna. Invece, a partire dagli anni 90, la Corsica ha avuto una evoluzione che, nonostante che non sia uno scoppio demografico, è una gestione, diciamo così, sempre in conflitto con la Francia, ma molto qualificata del proprio territorio e della propria identità culturale, con anche delle interpretazioni forti della loro particolarità. Ecco, ad esempio, a me ha colpito molto, per il dibattito che c'è in Sardegna sulla lingua, il fatto che gli intellettuali corsi dicano: noi puntiamo al corso come seconda lingua, no? Ormai siamo francesizzati, ma la seconda lingua è quella che ci caratterizzerà. Ecco, io ho conosciuto un'esperienza nella Balagna, questa di questo piccolo comune di Pigna, che è stato sostanzialmente ricostruito, essendo stato abbandonato, da tre corsi che si erano trovati all'Accademia di Belle Arti a Parigi e avevano deciso di rivivere il territorio. Questa esperienza, che nasce nel 62 e quindi ha questo lungo trend rispetto a tantissime altre, è un'esperienza paradigmatica per alcune riflessioni che sono state fatte dai fondatori, forse anche per la mancanza di studi sistematici. È paradigmatica, anche perché poi è una zona interna però prospiciente il mare, quindi siamo molto più vicino che ad Armungia, il mare di quest'area della Balagna. E quindi, quando in una rivista che io seguo, che si chiama Dialoghi Mediterranei, abbiamo chiesto al fondatore dell'esperienza di Pigna di fare un bilancio della sua storia, ed è apparso questo articolo in un numero della fine del 2017, su Dialoghi Mediterranei, io seguo dal 2016 una rubrica che si chiama Il centro in periferia, che rappresenta un po' questo approccio che vi sto proponendo. Io poi il centro in periferia lo uso da tanti anni, l'ho rubato a Adorno, che parla
della scrittura di Benjamin, come Benjamin capace di mettere sempre il centro in periferia e non fare l'inverso come fa il pensiero corrente. E quindi per me porre il centro in periferia significa rileggere il mondo a partire da questi nodi che sono inconsueti rispetto alla città, al sistema nazionale, che aiutano a rileggere appunto come prospettiva, anche se volete, di completamento dello sguardo. Appunto Toni Casalonga, che è il protagonista di questo progetto di Pigna, che ha un grande festival estivo, e lui poi fa il bilancio dello scenario dopo mi pare 60 anni di impegno, e dice: ci sono 8 artigiani, quindi siamo sempre in questa dimensione di numeri, 8 musicisti, e poi hanno fatto, ad esempio, usando una tradizione mediterranea molto forte, un auditorium in terra battuta, cioè hanno sempre puntato a una qualità radicale delle loro iniziative, e erano sempre pensate come riunioni di condominio tra persone colte e lungimiranti, che però le hanno portate a un esito straordinario che però non supera i 100 abitanti. E forse questo è uno degli esempi più interessanti da proporre anche in contesti diversi, come Armungia e così via. Non siamo in grado di impedire lo spopolamento, siamo forse in grado di arginarlo e di produrre delle attrazioni di qualità che resteranno in termini numerici nella piccola dimensione, ma diventeranno attrattori nei riguardi della dimensione urbana. E questo è un caso interessante per la tenacia anche di non piegarsi al consumismo che ha caratterizzato questa dimensione, che però è anche territoriale. Anche loro hanno un mare a distanza, hanno un grande convento domenicano, credo, che fa anche da punto di riferimento della storia comune. E diciamo che il loro leader parla con una straordinaria saggezza, in particolare per persone come me che mi sono occupato di folklore, tradizioni popolari e così via. In sostanza usa un linguaggio molto limpido nel dire, diciamo, quando crolla il passato non dobbiamo avere nostalgia ma approfittare dei vuoti che lascia. Quindi non dobbiamo vedere il passato come la cosa da rifare, ma dobbiamo vederlo come una nuova possibilità di coniugarlo nel futuro. Quindi, diciamo, questi sono temi che nella mia dimensione di sguardo sono poi piuttosto significativi, perché un altro dei fattori che sono interessanti nello scenario che vi sto dicendo è la nuova radicazione nell'Italia delle zone interne delle grandi feste popolari. Ci sono fenomeni che studiano dei miei colleghi, come sono i carnevali, che io ero convinto, ve lo giuro, negli anni 70 che i carnevali sarebbero scomparsi dall'orizzonte dell'umanità, e mi sono ritrovato invece a vederli moltiplicare e interagire. E c'è un nodo che per me è molto importante di questi nuclei di attivismo locale dei piccoli paesi, e che è un nodo che viene fortemente discusso nella società di territorialisti, che io seguo un po', non direttamente, ma che vedo che lancia tantissimi temi fortemente interessanti. È questo nodo di una democrazia locale, questo nodo di un patrimonio che può essere gestito con delle comunità patrimoniali dal basso, come teorizzato dalla Convenzione di Faro, è invece un mondo estremamente complesso, no? Perché va dalla solitudine di Casalussu ad Armungia, ha invece una ricchezza di partecipazione che si ha nei carnevali napoletani, ma nei carnevali napoletani una delle ragioni della forte partecipazione è la presenza di una forte gerarchia. Quindi c'è un dato, come dire, di critica dell'individualismo della vita quotidiana per assumere l'orizzonte tradizionale, tutto modernissimo ovviamente, ma caratterizzato dal fatto che c'è un leader, che ci sono le regole, che le regole vanno rispettate. E quindi i mondi che producono partecipazione sono estremamente complessi, ma anche le grandi feste tradizionali sono un attrattore verso le comunità locali. Un altro dei paesi più drammatici nella presenza di questa dimensione che io seguo è quello di Cocullo, provincia dell'Aquila, un paese depauperato di risorse in un modo terribile, che
ha una grande festa che è del Sant'Antonio dei Serpenti il primo maggio di ogni anno, a cui arrivano 10.000-15.000 persone, ma il paese non si risolleva mai. Queste 15.000 persone non sono un fattore di decollo del paese. Con l'associazione Simbdea stiamo puntando a un riconoscimento UNESCO diciamo per un patrimonio culturale immateriale, questa della gestione dei serpenti, del culto del santo e così via, che però sia tale da avere anche da parte dell'UNESCO un investimento per il rischio grave di scomparsa dell'intero territorio. Questa è un'altra delle risorse possibili che si possono immaginare. E tra i fattori che ho cercato di delinearvi c'è anche il fattore che è stato studiato da tempo nell'ambito antropologico, in particolare in Piemonte da Gianluigi Bravo con un libro dell'84, Festa contadina e società complessa, che è quello del pendolarismo tra, diceva Gianluigi Bravo, utilizzando categorie che venivano dal suo maestro di sociologia, che era Luciano Gallino, diceva pendolarismo tra forme di produzione, tra modi di produzione, modo di produzione artigiano, lui diceva statale, capitalistico commerciale e così via, ma di fatto nel lavoro di Bravo su Belvedere Langhe era un pendolarismo tra città dove si era trasferiti e campagna nella quale si volevano ricostruire feste per ritrovare quel senso di comunità che in città si era perduto. E questo è anche un altro dei fattori. Per esempio, il pubblico dei festival di Armungia è un pubblico di cittadini che tornano in un certo senso, come lo è spesso per le feste irpine che riguardano l'universo dei carnevali. Quindi, facendo un po' il punto, il tema della comunità e della democrazia, tema difficile, complicato, il tema del pendolarismo, il tema della qualità della vita, che non sempre nelle città si è consapevoli che lo si trova altrove, perché la strada del riabitare è spesso completamente ignota nei contesti urbani, fanno sì che sia il mondo della costa che il mondo dell'interno condividano dimensioni che possono tendenzialmente incontrarsi. È vero che il mondo della costa ha delle altre finalità e quindi il destino sarebbe quello del non incontro, però è vero che il mondo della costa è quello che cerca una dimensione diversa della vita e quindi in questa dimensione diversa della vita può anche innestare questi percorsi imprevisti. Ecco, nello scenario sardo, per concludere, c'è una zona di mezzo che è piuttosto interessante anche per come è nata. È un sistema festivo diffuso che si chiama Cortes Apertas, che in sostanza viene coniugato in tutta l'area interna a seconda di date che vengono decise lungo l'autunno e che è un tentativo di prolungare un approccio turistico rivolto spesso ai sardi stessi, i quali sono una società fortemente cambiata. Oggi si presentano con un'unità gastronomica e così via che assolutamente non esisteva 50 anni fa e quindi spesso si scoprono direttamente ed ha una grande partecipazione locale, perché il principio è che chi c'ha casa lì e produce qualcosa lì apre la casa, fa vedere cosa produce e lo vende. Ecco, questo è tra i grandi festival estivi che sono già cominciati in Sardegna, ce ne sono 150 al giorno e che sono anch'essi attrattori rispetto al mare, che però non sempre lasciano una traccia per il giorno dopo. Questa dimensione Cortes Apertas, che pure è molto criticata da, diciamo così, i miei amici più esigenti per quanto riguarda lo stile e la coerenza dei prodotti culturali, perché spesso si fa festa paesana proprio un po' sbracata e senza precisi orizzonti di comunicazione pubblica, è una zona di mezzo che può fare pensare che ci sono ancora tante cose da inventare che uniscano la costa e le zone interne e consentano in qualche modo di smentire le previsioni dei demografi. Grazie. Buongiorno. Dunque, ovviamente il compito di discutere queste tre relazioni non è semplicissimo, perché ci hanno raccontate cose diverse. Io parto da diciamo alcune notazioni mie autobiografiche, perché io un po' che non mi occupo di aree marginali, cioè ho lavorato
parecchio in passato, ho lavorato con spesso, ma non sempre, con Giuseppe De Matteis, avevamo lavorato sul Pinerolese, un'interlocuzione stretta con con Alberto Magnaghi, col quale eravamo quasi mai d'accordo, un lavoro fatto con Gabriele Pasqui sulle aree marginali della montagna lombarda, in Val di Scalve, Alta Val Camonica, eccetera. Poi ho lavorato sulla marginalità urbana e poi adesso sono in realtà sulla centralità globale e urbana al tempo stesso, nel senso che sto lavorando sull'urbanizzazione cinese, quindi proprio su un altro campo completamente, anche se come immagino molti di voi sappiano, anche in Cina c'è un problema enorme di aree interne, che è tutta la contrapposizione fra le mega urbanizzazioni sulla costa e appunto tutto quello che c'è dentro, che è tantissimo dal punto di vista quantitativo. E fra l'altro abbiamo una dottore di ricerca in sociologia che si occupa in bicocca di aree interne cinesi. Ecco, giusto Valentina, dico bene? Allora, vedi, ci sono sempre delle liaison inaspettate. Chiaramente non è questo il punto, però forse è che, e poi anche il mio interesse sulla Cina è quello di inserire le questioni di cui stiamo parlando con specifico riferimento alla situazione italiana nel mondo in cui siamo, in parte, come sottolineava all'inizio il professor Viesti, la relazione con l'Europa, ma io credo che anche le relazioni con altre parti del mondo siano davvero importanti, davvero influenti, e il fatto di capire in che modo l'Italia sta o non sta in Europa non è irrilevante a questo riguardo. Tutti voi conoscete, immagino, l'articolo di Rodriguez Pose sull'Europa, sui luoghi lasciati indietro e sul come questi si vendichino dell'essere lasciati indietro dai processi della globalizzazione economica attraverso il voto. C'è stata anche una interessante dibattito nella geografia francese per quanto riguarda il fenomeno dei gilets jaunes, con due visioni contrapposte fra, diciamo così, la geografia di destra, che dicevano sono i poveri eccetera eccetera, e la geografia di sinistra, scusatemi la semplificazione ma è giusto per spiegare, che metteva invece in evidenza come ci fosse un radicamento di questo movimento nelle aree fisicamente non metropolitane, però nelle aree a più alto, comunque alto reddito. Quindi ci sono, diciamo, anche dal punto di vista politico, tutta una serie di questioni che forse meriterebbero un'attenzione, una cautela. A me sembra che rispetto alle cose che abbiamo sentito stamattina, appunto, al di là della mia personale biografia, riprendo alcuni temi. Un tema che ha in qualche modo lanciato lì all'inizio Antonio De Rossi sulla militanza, no? Una ricerca militante. Questo è un tema secondo me sostanziale, fondamentale. Io penso che sia una delle questioni con cui dobbiamo fare i conti, ovviamente nella pratica della ricerca. È un tema che nella mia disciplina, nel campo della geografia, attraversa da sempre, direi, la discussione, probabilmente non soltanto nel campo della geografia, a cui però è possibile dare molte, molte risposte diverse. Adesso io esemplifico un pochetto anche rispetto alle questioni che abbiamo sentito, però ad esempio c'è una, in campo geografico, in particolare nella geografia anglofona, una grande contrapposizione fra, diciamo, i geografi a servizio delle politiche pubbliche e i geografi invece al servizio del pubblico.
che sembra un apparente gioco di parole, ma non lo è, un po' rimanda a una delle questioni che veniva fuori, in particolare dall'intervento di Filippo, ma non solo. Mi sembra che una delle questioni chiave che diciamo leghi fra di loro i diversi interventi sia proprio questa disillusione nei confronti delle politiche pubbliche e questa tentativo di speranza in forme altre, che non vuol dire superare le politiche pubbliche e il soggetto pubblico, ma vuol dire appunto attraverso anche il lavoro di ricerca sollecitare una diversa azione del soggetto pubblico, forse, non lo so. Certo la situazione in Italia da questo punto di vista è abbastanza sconsolante su tanti, e anche qui ai diversi livelli istituzionali. Però questo mi sembra una delle questioni importanti. Un'altra questione, fra parentesi, sulla Sardegna nel periodo, diciamo così, della nuova programmazione. La Sardegna è stata sostanzialmente ricoperta di politiche di sviluppo locale che riguardavano tutto il territorio, e gli esiti poi sono questi stime dei demografi, uccelli del malaugurio, e che comunque mettono in evidenza come queste politiche pubbliche di sviluppo locale nell'interno della Sardegna sostanzialmente poco abbiano, se non niente, abbiano mutato dal punto di vista della processi di demografici, almeno, e non solo, ovviamente. Allora, alcune questioni su cui mi sembra che posso dire qualcosa di un po' meno confuso di quello che sto dicendo. Da un lato il fatto che forse quando parliamo di aree interne, e questo mi conforta, nel senso che, cioè, aree interne, aree marginali, non lo so, ma forse non è così importante, però stiamo parlando di territori che non hanno necessariamente una localizzazione geografica specifica, cioè non sono necessariamente soltanto quelli all'interno non sono necessariamente soltanto l'osso dell'Italia, perché ad esempio le cose che ci mostrava Gianfranco Viesti sulle dinamiche economiche del nord Italia, e questa davvero impressionante arretramento del nord-ovest è un dato che non rimanda a una marginalità dal punto di vista fisico, no? Ma rimanda a una marginalità che probabilmente è una marginalità dal punto di vista degli immaginari, della capacità di saper immaginare, sia dal punto di vista temporale, come diceva Filippo Barbera, ma anche dal punto di vista spaziale. Molte delle politiche, già una frase che non funziona per quanto riguarda Torino, perché non ci sono molte politiche, però diciamo così, le idee che vengono fuori su Torino sono delle idee tutte chiuse su se stessa, non guardano mai fuori, l'incapacità assoluta. C'è stata quella stagione importante di studi sul nord Italia a cui adesso si è sostituito il nulla, mi sembra, nel senso che non c'è una riflessione innovata che faccia i conti con questo spostamento in realtà delle dinamiche del nord Italia, sempre più marcato verso il nord-est. Peraltro l'associazione degli imprenditori
del Nord-Est nel 2000, non mi ricordo se 2017 o 2018, avevano proposto il nuovo triangolo industriale Milano, Bologna e diciamo l'area centrale veneta. E quindi diciamo è sempre più un'Italia che guarda da quella parte lì, forse anche nell'Europa che sempre più va verso est nelle dinamiche di sviluppo, e forse anche, adesso io non lo so perché la sparo un po' così senza nessuna reale, però forse anche in questo il peso cinese non è irrilevante e le strategie cinesi non sono irrilevanti. Altro dato secondo me impressionante sono le dinamiche per quanto economiche, sempre oltre che demografiche, ma mi concentro su quello, delle regioni del centro Italia. Cioè, questa è un'altra cosa che in effetti... diciamo rispetto anche soltanto a una decina di anni fa cambia radicalmente la geografia italiana, cioè che le Marche, cioè quella che era stata in qualche modo una delle spine dorsali dello sviluppo economico italiano è andata come mai. C'era quel libro del 2001, mi sembra, di Trigiglia, Burroni, Crouch, sui sistemi locali in Europa, che metteva in evidenza come diciamo, i sistemi locali più dinamici fossero quelli che avevano avuto la capacità di non soltanto di innovare in senso generico, ma di trovarsi in qualche modo un rappresentante che li portasse fuori dal sistema locale stesso, no? Che facesse un po' da ponte con l'esterno. Probabilmente, adesso io non lo so perché, però probabilmente in queste Marche così impoverite e forse immobili, questo non è avvenuto. Altro tema, come dicevo prima, un'altra cosa che appunto la cosa da cui sono partita, cioè il fatto che quando si parla di aree marginali non è una marginalità che riguarda la localizzazione fisica, e secondo me questo è particolarmente evidente probabilmente andando a vedere il tema delle diseguaglianze dal punto di vista della distribuzione delle ricchezze, nel senso che a scala intraurbana io ho la sensazione, però ripeto bisognerebbe anche in questo caso essere un pochino più precisi di quanto sia io, ma a scala intraurbana c'è un aumento delle disuguaglianze per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza, credo estremamente elevate. Questo è un dato di nuovo che non in maniera positiva chiaramente, però è un dato che noi riscontriamo a livello mondiale tendenzialmente. Cioè che sempre più le disuguaglianze sono un fenomeno urbano, cioè che noi l'abbiamo a lungo letto come tema delle disuguaglianze fra città e non città, e in realtà sempre più c'è questo processo che viene chiamato di urbanizzazione delle disuguaglianze. Allora questo probabilmente ci richiede anche in questo caso, no, di affinare degli sguardi. Una cosa poi volevo fare riferimento proprio un po' a mettere in evidenza alcune questioni che mi sono venute sentendo, alcune domande, idee, suggestioni che mi sono venute sentendo l'intervento di Filippo. Questa diciamo lettura apologetica, no, dell'innovazione sociale, che è una lettura che l'innovazione sociale fa di se stessa sostanzialmente, si collega poi a un po' questa idea che appunto se gli innovatori sociali sono coloro che salvano il mondo, quei luoghi che non esprimono innovazione sociale sono colpevoli.
Allora, questa roba qua, ed è, cioè, c'è un'ampia, diciamo, letteratura critica su questa idea, no, del fatto che poi ci sia, diciamo, che l'innovazione nasca localmente, non dico quasi per magia, ma un pochino sì, e appunto chi non ce la fa poi è colpevole di non farcela. Allora, questa cosa qui di nuovo in fondo chiama in causa le politiche pubbliche, chiama in causa il ruolo del soggetto pubblico, che se è vero che deve, diciamo, in qualche modo rendere possibile il dispiegarsi dell'innovazione sociale, però se questa innovazione sociale non c'è, si può decidere, nel senso che forse c'è anche l'opzione di dire vabbè, non c'è, noi non abbiamo soldi, cioè noi, soggetto pubblico, non ha soldi, però deve essere una politica, cioè non è, diciamo, iscritta nel disegno divino, ma è una scelta e come tale deve essere secondo me trattata. A me rimane sempre il dubbio, quando sento parlare di innovazione sociale, che cosa facciano poi in fondo questa innovazione sociale, nel senso, questi innovatori sociali, nel senso che è vero, cioè mi sembra molto sensato il modo attraverso il quale dice vabbè, non riesco a capire chi sono, vado a vedere, a capire che cos'è l'innovazione sociale, vado a capire chi sono. Però a me interessa soprattutto capire cosa fanno e poi quanto di quello che questi fanno si traduce in una trasformazione, in un'innovazione, in un cambiamento fisico, economico, di qualsiasi natura lo vogliamo chiamare, perché il modo di chiedere, cioè nel senso che poi se loro hanno delle metriche per valutare il loro impatto, piacerebbe anche a me avere delle metriche per valutare il loro impatto, perché se io valuto me stessa magari sono un po' benevolente, no? E quindi questo mi sembra un po' un lavoro da fare. Peraltro ho il sospetto, però dico delle cose di cui sono molto poco certa, però credo che con l'innovazione tecnologica, in particolare l'avvento di questo famoso famigerato 5G, la diffusione delle innovazioni sociali, di forme innovative, di presidio, di lavoro all'interno di aree non urbane, abbia qualche problema a realizzarsi, perché c'è un problema proprio di chi è, cioè di nuovo è un problema di politica, nel senso che i gestori non vanno a mettere i ripetitori del 5G ovunque perché non gli conviene, e però la politica pubblica come si perché il rischio è che poi si torni, diciamo, i nuovi montanari piuttosto che quelli tornino però non a innovare in qualche modo, perché non hanno gli strumenti di base per stare al passo con queste dinamiche. Non lo so, ma è una questione. Così come una questione è, di nuovo, ritorno sulle politiche, ma in particolare politiche nazionali, il ruolo dello Stato. Allora, se c'è la SNAI, però mi sembra che in Italia lo Stato sia straordinariamente assente, non soltanto sulle aree marginali interne, ma in generale su tutto, ma anche sulle aree urbane. Cioè io, appunto, di nuovo mi è piaciuta questa discussione di questa mattina, anche perché non contrappone, no, quello che è urbano a quello che non è urbano, ma vede un'Italia che è molto più frammentata, molto più difficile da dire questo e questo e questo e quest'altro, è molto più interrelata, però su questo c'è un
davvero un vuoto, che è un vuoto storico peraltro, nel senso che a parte piccoli episodi che possiamo ricostruire, che sono stati anche ricostruiti, eccetera, però c'è una straordinaria mancanza. L'ultima questione riguarda il come attrarre verso l'interno. La Sardegna è chiaramente una regione che, in cui questa dicotomia costa interna è particolarmente evidente, però a me sembra che poi in fondo quello che ci hanno mostrato le relazioni di questa mattina e che appunto su ogni piccolo pezzo del territorio italiano, ma non solo, bisogna fare attenzione a categorizzarlo in maniera rigida e fissa come una cosa piuttosto che un'altra, ma anche perché mi sembra che ci sia un'evoluzione appunto straordinaria, la non più tenuta dell'asse adriatico di cui negli anni 90 si cantava, no, le magnifiche sorti progressive, eccetera, eccetera, è un elemento di cambiamento molto forte. Allora, costruire relazioni fra coste e zone interne, io su questo chiaramente non ho nessuna ricetta, nessuna idea, eccetera. L'unica cosa che mi sembra che io non so, cioè ho qualche perplessità sul turismo, come anche il turismo intelligente, anche il fatto che non abbiamo, cioè che non ci siano i bagnanti mezzi nudi, eccetera, eccetera, e che nell'interno invece ci siano quelli un po' più colti. Però io su questa cosa qui ho perplessità che sia una strategia possibile, non so quale possa essere, per carità, però ricordo appunto un po' come un incubo, devo dire, quando avevo lavorato proprio sulle aree della montagna lombarda, non comprese nei flussi turistici, in cui tutte le strategie che venivano messe in campo erano strategie di sviluppo turistico. E lo ricordo un po' come un incubo, perché sembrava tutto fatto, no, con lo stesso, una fotocopia, no, per cui... Allora, questa cosa qui io non ho idea, non ho risposte, però... La cosa che mi sembra che valga la pena discutere proprio da un lato, chiaramente, ce lo sappiamo, ormai il turismo è anche una delle industrie più competitive a scala internazionale, non è una cosa semplice far turismo. Dall'altro lato, alcune anche, adesso io non so che fine abbiano fatto, però nel 2008 era venuto a raccontarci di un'esperienza di sviluppo locale nell'area di Seneghe, un responsabile di un GAL che ci aveva raccontato di questa esperienza di sviluppo turistico locale, i primi alberghi diffusi, eccetera, eccetera. Non so che fine abbia fatto, però il problema è che mi sembra che io non credo che quella sia una strada, e soprattutto penso che in questo modo qui ci sia poi in realtà e paradossalmente una omogeneizzazione delle specificità dei territori. Nel senso che molte di questi progetti, di queste iniziative, no, partono cantando la specificità dei luoghi e poi si traducono in forme sostanzialmente standardizzate di azione. Allora, io un po' su questo mi sembra che forse anche una ricerca militante debba dire la propria, almeno geografi e territorialisti in generale dovrebbero, però non mi sembra che in tutti gli anni in cui si è cantata la specificità del territorio siamo mai stati in grado davvero
di capire bene che cosa questo sia e che cosa questo comporti. Io mi fermo qua, ho già detto abbastanza cavolate. Io intervengo in modo meno sistematico e sollevo, faccio 5 osservazioni. Allora, la prima è quella su cui sorvolo un po' più velocemente. Mi sembra che anche oggi si confermi che la geografia delle aree in contrazione è plurale. Quello che fosse stato un po' il punto di vista che personalmente con alcuni amici ho cercato più di mettere in campo nella ricerca, nel libro Riabitare l'Italia. Quindi siamo oltre all'Osso, alle aree di montagna, sono messe in campo distretti industriali piemontesi, friulani, marchigiani che hanno delle dinamiche poco positive, sono messe in campo città medie, sono messe in campo urbanizzazione di fondovalle, addirittura in Calabria, anche in qualche altra regione, tratte di urbanizzazione costiera. Quindi questo per ricordarlo, mi sembra una geografia plurale, tutta ancora un po' da capire, sapendo che dobbiamo ragionare su territori in contrazione demografica che non sempre sono territori poveri, territori sono i luoghi, a volte lo sono, alcune delle aree della crisi industriale del sud del Mezzogiorno, dell'Italia centrale, lo sono, ma non è detto che tra la geografia delle aree in contrazione e la geografia delle diseguaglianze socio-territoriali ci sia una corrispondenza bionivoca. Prima osservazione. La seconda osservazione è una domanda, un invito che faccio a tutti. Si può vivere bene nella contrazione? Siamo così sicuri che non si possa trovare il modo di avere una buona vita in una società in contrazione? Parto in primo luogo da contrazione demografica, ma contrazione demografica è anche un po' contrazione dei consumi, è anche un po' di contrazione e abbandono di parte del patrimonio edilizio. Noi credo che su questa cosa che mette in campo il modo di pensare l'economia, il modo di pensare le politiche edilizie e urbanistiche, abbiamo fatto per 200 anni, ci siamo confrontati con i temi della crescita. È una cosa che va presa di petto, non possiamo girarci più. E la marginalità del centro dell'impero, l'Europa, forse in questo può dire qualcosa al resto del mondo, perché contrazione demografica si avrà dopo il 2060-2080 in gran parte del mondo. Certo, non in Africa, non in Nigeria, ma sappiamo quanto esplosivo sarà il problema dell'invecchiamento in Cina, sappiamo di allora questo è un po' un laboratorio su cui forse dobbiamo incominciare a fare qualche ragionamento su questa cosa. Un libro molto divulgativo di Scott sulle origini delle civiltà, una controstoria, è uscito 2 anni fa in inglese, penso io l'ho letto in italiano da Einaudi l'anno scorso, insinua un po' il dubbio che a ogni crollo delle civiltà agrarie non è vero che chi rimaneva stesse peggio, che il ritorno a sistemi in alcune parti del mondo pastorali e di caccia e di economia del bosco abbiano voluto dire un peggioramento dell'alimentazione, eccetera, eccetera. Beh, siamo passati lontano, però è un buon esempio. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto che al crollo della civiltà sumera si sia stato peggio? Tutti gli indicatori che quel tipo di ricerca mette in campo in modo un po' rischioso solleva qualche dubbio. Allora, la domanda è questa.
io credo che ci dobbiamo attrezzare a capire quali sono le condizioni per vivere meglio in una società in contrazione demografica, che può essere in contrazione, guardo gli esti con tanta paura, del PIL, ma comunque con patrimoni ancora molti consistenti. È la rabbia di chi perde, deve prevalere la rabbia di chi scende di un gradino, o deve prevalere la felicità di essere in cima alla scala comunque? Io racconto sempre ai miei figli la vita di mio padre, la loro vita. Certo, loro vivono, però racconto cosa voleva dire avere 17 anni, 16 anni nel 45, non poter andare a scuola, dover lavorare 12 ore, certo, però una vita di ascesa. C'era l'idea di futuro. Di futuro. No, chiaro che è un... però sollevo questo punto perché credo che, e dal nostro punto di vista di poveri urbanisti, vuol dire incominciare a confrontarsi con un patrimonio edilizio in eccesso, con i temi della demolizione, con Olmo, ti ricordi, insomma, su Rassegna, quanto ci invitavi 30 anni fa a ragionare in modo diverso sulle aree dismesse, dentro paradigmi meno, diciamo, di progresso. Questo è il secondo punto. Qui credo che antropologi, sociologi, economisti debbano dirci qualcosa, così come dobbiamo dire qualcosa noi che ci occupiamo più. Dobbiamo un po' metterle in agenda. No, è proprio una domanda, è una domanda. Però penso che sta per esplodere in tre quarti d'Europa e non potremo guardare, pensare che Rotterdam, che Milano, che Amsterdam, che Londra, cioè non è che possiamo replicare quella cosa lì. E nel resto, seconda osservazione. Terza osservazione, Viesti ha sottolineato nel suo intervento come i territori regionali o macro-regionali che hanno al proprio interno un sistema urbano presentano alcune dinamiche più positive. Forse anche nell'asse vecchia direttrice Firenze, Roma, Napoli, Salerno, rispetto per certi versi alla direttrice adriatica, oltre che alle questioni della mobilità. Ecco. Adesso, qui guardiamo le grandi città, sistemi urbani complessi. Però io credo che in un territorio in contrazione, che non ha nessuna possibilità di essere eletto con le coppie stravecchie di urbano, rurale, cose del genere, sia necessario, per star bene nella contrazione o magari anche per contrastarla, immaginare in modo plurale delle condizioni urbane. A scale diverse. Si può essere urbani se la città di Piedemonte di medie dimensioni ha particolari, a qualche effervescenza di attività e di servizi e è una buona accessibilità, se c'è un certo rapporto da immaginare tra costa e aree interne, tra le aree interne dove la festa di Fresu, del Festival Jazz, e la Costa Smeralda, tra chi, la nostra laureanda Chiara, che milanese che si è trasferita a Olbia, ma non vive a Olbia, vive nell'area interna col compagno che opera nell'economia turistica. Allora, dobbiamo un po' avere un immaginario di condizioni urbane diverse. Se tu vai in Svizzera, in un rifugio in cui c'è la rete, l'assistenza dell'elicottero velocissima se stai male,
ci sono bei ragazzi e belle ragazze di città e c'è uno che ha le, che tiene un ragazzo giovane che tiene in allevamento, fa l'alpeggio vicino e passa la sera lì, vive una condizione urbana. Sì. Non è un pastore, non è, allora, per dire che è anche un po' trascalare questa, cioè, può essere quel microcosmo lì, che è, un, è, un, è una traccia, direbbe Magnasco, no? di urbanità che può. E così forse la possiamo pensare tra Olbia e le aree interne, tra, ma siamo così sicuri che guardo Antonio, che, che non dobbiamo, dobbiamo tagliare le gambe a Pinerolo, così come si sta facendo, che aveva alcune iniziative culturali importanti, ma bisogna portarle a Torino. I finanziamenti regionali devono venire a Torino perché Torino deve competere con Milano. Ma siamo proprio... Allora, pensare all'urbano, per me, al, al plurale, può essere un modo per garantire delle condizioni di buona vita anche in territori in contrazione, forse ostacolare la contrazione, e sono tutte le riflessioni che Fabrizio Barca ci sta facendo su di pensare i servizi in modo non con un unico modello organizzativo, ma con più modelli organizzativi, anche questo fa parte. Questo è il terzo punto. Questo terzo punto solleva una questione di costruzione di immagini di futuro. Innovatori sociali senza immagini di futuro, politiche pubbliche senza immagini di futuro non servono a un cavolo. Noi abbiamo bisogno di un esercizio che può, spesso può essere fallace, spesso per carità, con quel dialogo dal, dall'alto al basso, come un po' sempre, almeno sulla carta, la politica delle aree interne prefigura, però di costruzione anche di immaginari un po' più potenti delle piccole comuni poi nelle aree interne tanti progetti di SNAI mettono in campo com'è che si dice adesso 4.0 5.0 al peggio 5.0 sarà col rifugio con, per usare una formula volgare di cui mi vergogno, però per cercare un po' di comunicare, e questo può riguardare anche alcuni pezzi di quell'Italia brutta, dove comunque quella condizione di contrazione mette a disposizione dei vuoti che si prestano a essere ripensati. Forse il caso di Pigna, ogni momento che si svuota in Corsica è un'occasione, una presa un po' vale. Però ci vogliono probabilmente... Questa non è una cosa in cui siamo... Non è che la politica del governo Renzi o del governo Conte è inefficace. È inefficace l'università. Siamo inefficaci noi. Mica loro. Che cavolo di immagini... di futuro stiamo proponendo. E va bene, questa era la quarta, no, la terza osservazione. La quarta osservazione è questa. Io faccio fatica a scaldarmi. Cioè, ho letto, ho apprezzato tantissimo le riflessioni di Barbera sugli innovatori sociali, ho i miei amici milanesi che ne parlano spesso. Però, siccome io ho sempre fatto politica, oltre al professore universitario, ho sempre fatto amministrazione da 25 anni, io continuo a essere angosciato su... Ma chi non ha capitale relazionale e culturale? E a lui cosa diciamo? Cosa diciamo a chi non ha capitale culturale? Abbiamo bisogno dei carnevali, forse?
di Napoli, della Sardegna stessa, che ci ricordava Clemente, abbiamo bisogno di pensare eventi che non siano le week milanesi, ma che non siano neanche Cottino in montagna, che riescano a costruire occasioni per chi non ha capitale culturale e relazionale. I nostri immaginari, le nostre politiche, i nostri anche progetti edilizi urbanistici che simuleremo, che faremo in Sardegna con voi nel vostro workshop, devono in qualche modo intercettare popolazioni con scarso capitale culturale e relazionale, dare occasione a loro di reinventare il luogo, di ricostruire la località, che siano abitanti originari o che siano abitanti arrivati, che siano abitanti temporanei. Il turista da questo punto di vista è perfetto, è pop, è popular, è anche un po'... anzi, va bene, va benissimo. È l'unica industria che cresce con tassi esponenziali a due cifre, quella dell'industria del turismo, e cazzo, lavoriamoci su questo tema del turismo. E questo era un po' il quinto punto, che però è un po' più una suggestione che mi è venuta a valle, non l'avevo in mente prima di quello che hai detto tu, che fra le diverse popolazioni che in un meticciato di sistemi territoriali, perché dobbiamo pensare quel paese con la sua costa, dobbiamo pensare dentro una ridefinizione del locale anche a scale differenti, che tiene conto di popolazioni che si muovono, anche quelli che sono rimasti lì, soprattutto quelli che sono rimasti lì, si muovono, diceva il mio maestro Bernardo Secchi, la città diffusa, diceva Arturo, è prima di tutto abitare un territorio esteso. Quell'esempio che faceva sempre, no? Era fidanzata di lì, lavorare di là, eccetera. E queste sono un po' le osservazioni. Quindi le riassumo solo. Uno, una geografia molto, molto variegata. Penso che abbiamo le letture, perché gli estici, mi diceva il PAR prima, è difficile poi scendere, i dati sui sistemi territoriali sono un po' più difficili, però abbiamo bisogno di una grana fine e abbiamo bisogno di riconoscere queste geografie plurali della contrazione, sapendo che la contrazione non è necessariamente diseguaglianza sociale, diseguaglianza socio-territoriale, anche se a volte lo è, probabilmente anche nelle aree interne di Barca. Barca ho detto adesso, però dobbiamo vedere quali sono le periferie delle aree interne, perché non dobbiamo fare questo esercizio se vogliamo lavorare al forum delle diseguaglianze, così come dobbiamo vedere quali sono le periferie dell'Italia di mezzo, quali sono. Abbiamo bisogno di incominciare a interrogarci come si fa urbanistica, come si fa vita socioculturale, come si fa innovazione, come si fa politica, architettura, politica urbanistica in contesti che potrebbero essere in contrazione, ma che non è scontato siano contesti in cui si debba vivere male. Però probabilmente richiedono molto, lo dicevi tu nelle tue slide, riordino, no, usavi un'altra parola, scusami, ricomposizione e ricombinazione, molti esercizi di ricombinazione, forse gli innovatori sociali ci aiutano a fare questo. Terzo, dobbiamo costruire un po' immagini di condizioni urbano-rurali, post-urbano e post-rurali plurali, immaginari di... E l'Italia, porca miseria, qualche,
qualche presa ce l'ha per fare questo. Non è che il Piemonte, per dire una cosa che ho studiato un po' di più, dell'Italia del nord, è tutto solo distretti industriali, capannoni vuoti e cose. E cavolo, là c'hai le ville di Palladio, di qua c'hai i laghi, c'hai i solchi delle valli che possono essere visti come elementi di naturalità nuova quando erano invece i solchi dell'industria. Hai una quantità di materiali in un esercizio di ricombinazione e di ricomposizione straordinario. La quarta è su questa cosa di va bene ragionare sugli innovatori sociali, però dobbiamo guardare chi non ha, perché anche la politica della Tajani, porca miseria, spero che Sala la rivinca, però la politica della Tajani interseca 500 fortunati milanesi con tanto capitale culturale e relazionale. E poi quest'ultima cosa sul turismo. Ok. Adesso tocca a voi. Noi ce ne torniamo da dove siamo venuti. Mettiamo questa mostruosità qua. Allora, possiamo dire due cose? Anche meno, sì, io prendo giusto 5 minuti. Intanto grazie molte per i commenti, la lettura. Allora, sono state dette molte cose, quindi diciamo io riprendo proprio brevemente diciamo, le questioni che avete sollevato, più in forma di domanda che in forma di commento, no? Dove, come dire, si sollevavano appunto degli interrogativi. Allora, diciamo, inizio da Francesca sulla ricerca militante. Allora, è una questione enorme, no? Anche in sociologia è una grossa questione, e le risposte sono molto, vorrei dire, soggettive. Come dire, è una questione rispetto alla quale ci si deve posizionare, ci deve assumere una postura. Io fino a 10 anni fa pensavo che, così faccio anche un po' di biografia, ma poca, è importante per rispondere, che il ruolo dello studioso è quello di spiegare, punto. E che la miglior critica sociale, il miglior contributo alla capacità critica della società che noi possiamo dare è fare gli scienziati, diciamo così, per me. Non lo credo più, perché credo che il mondo sia cambiato. Io sono rimasto più o meno uguale, ma il mondo è cambiato e non mi trovo più rispetto al mondo assumendo questa postura. E quindi credo che sia molto importante avere, come dire, darsi degli obiettivi di conoscenza e azione pubblica. Però non credo che sia assolutamente sbagliato quell'atteggiamento che hanno molti sociologi critici, di chi fa sociologia critica, che è quello di, come dire, rendere scambiabili e fungibili l'impegno critico e il rigore analitico. Dici, io sono politicamente schierato e quindi posso permettermi di essere sloppy. No. Cioè, quella cosa io proprio non me la compro, anche se me la regali. Non esiste questa cosa. Questa è la morte della politica e della ricerca insieme. Una buona soluzione, diciamo, via d'uscita, che soggettivamente mi soddisfa e che quindi condivido, è quella dei sociologi francesi, della sociologia della capacità critica. Cioè, piuttosto che chiedersi cosa è giusto o cosa è sbagliato, chiedersi quali sono le condizioni alle quali gli attori sono in grado di esprimere un giudizio critico sul mondo e metterlo in pratica. La sociologia della capacità critica, insomma, di Boltanski e amici, questa è una cosa interessante, no? Perché ti permette di, come dire, venire a contatto con le esigenze normative che questo mondo ti impone, ma senza prendere una posizione netta, e che la puoi prendere, ovviamente la puoi prendere, ma farlo da studioso secondo me è sempre un po' ambiguo. Quindi la sociologia della critical capacity, quali sono le condizioni, o dell'incapacità critica, chiedersi perché gli attori non sono in grado di esprimere un giudizio critico sul mondo e di tradurlo in azione. Questa è una via di mezzo che mi soddisfa, diciamo. E ecco, sulle politiche, appunto, è un po' la stessa cosa. Come dire, puoi studiarle, puoi lavorare vicino alle politiche pubbliche in modi diversi. C'è un modo molto tecnico, burocratico, per cui sei a servizio del decisore, e c'è un modo critico anche, che è quello di come dire, mettere il decisore di fronte al fatto che quello che ti sta chiedendo non è una vera domanda di cambiamento, ma è qualcos'altro. Quindi credo che questo sia possibile. Le aree interne sono aree effettivamente
come sappiamo, lontane dai servizi. Questo è quello che le qualifica, la metrica dell'area interna e la distanza, i tempi di percorrenza, quindi dall'offerta dei poli, dei servizi di cittadinanza. E la cosa interessante è che, come dicevi, le aree interne sono anche dentro i contesti urbani, ci sono le aree interne dentro Roma. E beh, è una buona misura dello sprolo urbano, della città che cresce senza portarsi dietro i servizi. Per me questo è un vantaggio, perché ti permette di uscire dalle categorie convenzionali, città, campagna, pianura, montagna, no? È un modo di leggere il territorio, in effetti, appunto, venendo anche le cose che diceva Arturo, che ti riconsegna un'immagine del paese, che è criticabile, ma intanto hai un'immagine basata sul policentrismo e che ti permette di elaborare una visione di futuro. Sulla visione di futuro anch'io credo sia super importante, mi permetto di segnalarvi una cosa che sto leggendo adesso, che magari avete intercettato: Mark Fisher, Futuri perduti, ontologia e depressione, perché è un depresso Mark Fisher ma è un bellissimo testo, è veramente bello, dove il primo capitolo sostanzialmente la tesi è che la nostra società non è più in grado, non è più capace di elaborare immagini del futuro, che l'elaborazione sistematica e ad alto tasso di innovazione di immagini del futuro è finita con il neoliberalismo, quindi da una lettura politica. È una bella idea, si fa un esperimento mentale, dice: beh, provate a far ascoltare a una persona degli anni 60, degli anni 50, un pezzo degli anni 70, rimarrebbe stupito. 20 anni, provate a far ascoltare una persona nata nel 2000 un pezzo del 2020, dice: boh, più o meno lo riconosco. Quindi là, no, non c'è più. Ed è una tesi interessante. Lui è un critico culturale alla Eagleton, Mark Fisher, se vogliamo, ne dà una lettura interpretativa, ma è molto, molto, molto carino, è molto interessante come tesi. E quindi le aree interne come area cittadinanza depotenziata che richiedono innovazione sociale per potenziare questi servizi di cittadinanza. Certo, è vero, gli innovatori sociali sono un'avanguardia, sono un'elite, quindi non intercettano il pop, però possono è importante fare innovazione sociale, come dicevo, nell'infrastruttura economica della cittadinanza. Questo non risolve la questione. È vero anche che gli innovatori sociali non sono... Agli innovatori sociali non piace stare nei salotti, questo io ci lavoro con loro, sono molto permeabili al pop, pur non essendo, hanno un consumo culturale alla Bourdieu, di ceto medio alto, ascoltano jazz, giocano a beach volley, queste robe qua, va bene, però non sono chiusi rispetto alla sagra della cipolla, dove io sono arrivato terzo, la sagra della cipolla di Arquata Scriglia, che è una cosa importante. No? Non sono chiusi, non rifiutano questi mondi, no? Non li rifiutano, quindi sono in grado di dialogare come altre elite, altre avanguardie, altri pezzi della, no? Che invece, sono veramente chiusi dal punto di vista culturale rispetto a. Quindi io trovo che sia un contesto con cui si possono costruire strategie e discorsi. È vero che, e poi è molto importante la cosa che entrambi dicevate, chi non ha innovazione, i territori che non hanno gli innovatori sociali, che non fanno innovazione sociale, questo è certamente una questione. Il rischio è vero quello che dicevi tu, Francesca, il rischio è con una lettura troppo, un'adozione a critica dell'innovazione sociale come unico principio ordinatore delle politiche ha un esito moralistico, dice: se non ti attivi è colpa tua e non ce la fai, ecco, sì, è l'altra, lo sappiamo, insomma, è l'altra faccia delle politiche neoliberali, è la dark side of social innovation, un po' quella roba lì, e quindi è assolutamente da evitare. Mancano nel nostro lavoro certamente mancano un po' le pratiche, ma mancano soprattutto le organizzazioni. Io credo sia urgente una lettura critica dei contesti organizzativi che producono innovazione sociale come, usando questo termine che ho richiamato prima, eterarchie, cioè luoghi dove la diversità organizzata è principio ordinatore, la diversità organizzata delle metriche, dei punti di vista, delle pratiche, dei modi di dare valore alle cose. Le organizzazioni che fanno innovazione sociale sono contesti, piacevoli da studiare, nei quali lavorare quando funzionano, perché sono vere eterarchie, dove non c'è una metrica che domina sull'altra, ma c'è un dialogo tra metriche dissonanti e quindi anche conflittuali e quindi aperte all'innovazione per costituzione. E sull'ultima, poi chiudo, sul turismo, ecco, io lo vieterei il turismo, no, io non ho mai capito niente dei territori facendo il turista, devo dirti la verità. Io sono attratto da queste forme slow, dolce, bellissime, interessanti. L'unica volta che ho capito qualcosa di un territorio è quando ho lavorato in Sardegna per fare il valutatore del POR FSE.
ci sono stato 2 mesi, ho girato i territori in macchina, intervistato i sindaci con la mia bella scaletta, andavo dal sindaco e gli dicevo: ma scusi, ma allora, prima domanda, qual è la struttura economica di questo territorio? Lui mi guarda e mi fa: qui abbiamo 2 fabbri in nero e un bar. Allora, da quello capisci tutto, dici, dove vai? Da quella cosa lì capisci tante. Io, l'esperienza turistica dal punto di vista cognitivo per me non ha mai, non ho mai capito nulla. Mi sono divertito, mi sono rilassato, ho mangiato bene, ho visto un bel paesaggio, ma non ho mai capito nulla. Se vuoi capire qualcosa in un territorio ci devi o abitare o lavorare, perché il tuo ruolo è proprio diverso. Quindi non vieterei il turismo, ma anch'io sono piuttosto scettico. E sul turismo, di nuovo, per me la lettura illuminante è stata Marco D'Eramo, Il selfie del mondo. Io credo che in quel libro lì sia veramente un gran libro sul turismo. Molto critico, alla fine lascia un po' di speranza, però quella postura è veramente preziosa. E sulle aree in contrazione, riabitare l'Italia in contrazione con forme di vita buona. Sì, io credo che chi ha un po' di esperienza di ricerca nelle aree alpine vede questo, vede persone felici, c'è un po' di autoselezione ovviamente, persone in equilibrio, persone che ti guardano negli occhi e ti dicono: ma tu vivi a Torino? E sì, ma tu la vedi la Via Lattea di notte? No. E dice: io sì, io sono qui, guadagno 20.000 euro all'anno, quando va bene, però sono felice, vedo la Via Lattea, godo di una serie di cose di cui tu non godrai mai, ho una casa bellissima, perché investono tutto nella casa, hanno delle abitazioni stupende, veramente stupende, perché per loro è anche multifunzionalità e turismo, e quindi sì, ci danno un segno possibile di quello che sarà necessario fare quando questa situazione di contrazione demografica generalizzata riguarderà tutto il mondo civile. Dobbiamo abituarci anche al fatto che le civiltà scompaiono. Noi probabilmente, insomma, siamo all'inizio di questo processo, ma va bene, insomma, niente di gravissimo. Chi tocca? Io. Io sono in difficoltà a mettermi in questa lunghezza d'onda, mi piacerebbe, è un linguaggio molto diverso dal mio, quello che usa Barbera. Sono anche molto curioso di veder muovere questo suo soggetto, che è una specie di avatar, che è un innovatore, che ha dei gusti. Io, diciamo, non ne conosco quasi nessuno come quelli che sta raccontando. Mi piace, diciamo così, come viene costruito tra teoria e pratica un modello così duttile, mobile, quindi cerco di capire come si muove questo innovatore, ma non mi è molto chiaro nella mia esperienza. E credo che sia una sua poetica dell'innovazione, insomma, che si è ricostruita e ci crede, ci investe. E mi colpisce anche l'idea che, diciamo, attraverso questo concetto smonta alcune cose che mi pare interessante smontare, come il rapporto società civile mondo pubblico. Ecco, questo suggerimento che non dobbiamo considerare società civile gli innovatori, ma degli attraversatori delle istituzioni che costruiscono nuovo, mi sembra molto interessante. Forse mi apre anche delle tematiche ulteriori. Quindi adesso sto un po' discutendo con lui anziché con voi, ma diciamo non ho molto da dire sulle altre problematiche che vengono segnalate, salvo difendere il turismo. Io difendo il turismo e il mio concetto fondamentale è: perché non possiamo non dirci turisti? Non c'è nessuno che non sia turista. Ho fatto dure battaglie su questo argomento con miei amici storici, molto radical, non so se chic o no, ma insomma il turismo è un confine del chic, insomma. E di fatto l'antropologia del turismo lavora sul concetto di diritto al movimento nello spazio mondo. Il turismo è questo, ed è una pratica conoscitiva parziale, limitata, secondaria, ma è una pratica conoscitiva, è una pratica economica. E a me è piaciuto sentire una volta in un convegno dei territorialisti parlare di una grotta del vento della Garfagnana, dicendo: con altre strutture di promozione qui potrebbero arrivare in un anno 60.000 visitatori in più. Ecco, il mio me pre-neoturistico sarebbe inorridito, no? Per una cosa di questo genere. E invece è la consapevolezza che c'è una caring capacity, che ci possono muovere persone nello spazio, che queste persone poi possono diventare abitanti secondi del territorio, innovatori locali e così via. E secondo me questo bisogna costruire. A mio avviso
è il mondo pubblico, lo Stato, che considera ancora il turismo un fenomeno naturale, non un fenomeno da programmare, e quindi è l'evento Matera programmato da tantissimi anni, adesso arrivano troppi turisti, perché non siete capaci di programmare il turismo, e secondo me il problema è tutto lì, il turismo è da programmare, e il modo migliore di programmarlo forse è nelle piccole dimensioni, cercando... quest'anno ad Armungia, nella festa che fanno tutti gli anni, c'erano due operatori turisti, di quelli che non mi fanno vergognare di parlare di temi del turismo. Non hanno usato mai una volta ridente, bellissimo, eccezionale, non hanno usato aggettivi e hanno parlato di un'offerta turistica diversa che spesso intercetta il grande turismo, perché se no dice non ci arrivano, però tu gli fai un'offerta ulteriore e li convinci a camminare, li fai vedere cose che non sanno che si possono vedere. Quindi secondo me il turismo è una modalità alcune volte distruttiva, insomma il fatto che a Venezia abbia dovuto nascere per anni un comitato contro le grandi navi e adesso comincia a avere qualche piccolo successo mostra che cosa può essere il turismo, anche la stupidità di una certa offerta turistica, però io lo vedo come uno dei fattori di cambiamento e anche di riconoscimento dell'Italia stessa, no? Anche nel settore viticolo, nel settore gastronomico. Diciamo, la Sardegna è stata reinventata dopo gli anni 90, praticamente il vino, i prodotti alimentari e così via, che erano probabilmente scarsissimi fino agli anni 90, sono oggi un'offerta internazionale, sono un fattore di promozione locale, ci sono comunità, ad esempio Orgosolo e Mamoiada sono vicinissimi, sono due paesi confinanti, si trattano male, si odiano, si danno dei soprannomi negativi. Orgosolo ha la più lunga storia di grandi intellettuali che ci sono passati, ma non ha saputo gestirsi il suo turismo in modo innovativo, egualitario, e quindi continua a gestirsi in una modalità tradizionale. Mamoiada è partita dal carnevale, dalle maschere, ha creato un museo impresa e lo ha connesso con lo sviluppo della viticoltura e comincia ad essere un modello di cui tutti parlano in modo interessante, però anche loro si guardano sempre attraverso la possibilità di essere visti, no? Come il caso adesso, io ho ricevuto 5 segnalazioni da Armungia perché ieri sulla Repubblica, nella rubrica di Concita De Gregori, c'era la notizia che il sarto, il fabbro di Armungia, il signor Vellini, che io ho conosciuto, sono stato anche a casa sua, è morto a 100 anni, il fabbro che sapeva a memoria tutta Dante. Ecco, Armungia comincia a essere nella scena pubblica. Ecco, il problema di Armungia è proprio che gli innovatori in questo momento non dialogano con quelli che sono non portatori di capitale culturale. Quindi c'è questa dimensione, questo tema che tu lanci, io lo sento anche come il tema del populismo, insomma, è il tema del populismo, quello dei soggetti non portatori di capitale culturale. Per gli antropologi non esistono i non portatori di capitale culturale, però politicamente capisco bene cosa significa questo. E può darsi che sia vero che quelli che non hanno questo tipo di caratteristiche fanno i carnevali, insomma, non lo so. Il carnevale è una grande carica culturale, insomma, però nel senso bordeiano effettivamente capitale culturale è degli innovatori, di quelli che hanno studiato, eccetera, eccetera. E per me il problema è riuscire a rendere compatibili come forme di partecipazione, anche di immaginazione della partecipazione, il modello dell'avanguardia e il momento della festa. Forse Rousseau se lo sognava, una cosa di questo genere. Sono temi appassionanti, interessantissimi. E così appunto, quando vedo le mappe che ci hai presentato tu prima, la mia curiosità va subito a quelle che non prevedo, perché comincio a vedere un'Italia dove la Toscana, dove io vivo da 40 anni, sta, eppure ho sempre seguito Prato, l'innovazione, il tessile e così via, e comincio ad avere un'idea anche più chiara di quello che scrive Cersosimo nel libro Riabitare l'Italia, del fatto che probabilmente l'impresa di media dimensione, quella di Bagnasco, che ha un po' cambiato la mia prospettiva di vedere l'economia e che ha cambiato però anche, come dire, l'immaginazione dell'Italia con la Terza Italia, non sta proprio funzionando più, forse non ha più spazio.
c'è bisogno di imprese molto più internazionalizzate, e questo come è compatibile con tutto il resto che stiamo dicendo? È possibile? Ormai siamo nelle mani di un capitale finanziario sempre più lontano, in cui addirittura il capitale finanziario è così potente da presentarsi nella scena, magari per fare piacere a Salvini, come il difensore dei migranti, no? Sono scenari complicati in cui non so dare una risposta. Però mi aiutano anche ad avere meno pregiudizi, a distruggere qualche piccolo compartimento stagno. Certo, poi guardo sempre Cagliari come sta funzionando nel grande scenario, Torino, mi ha colpito questo dato così negativo di Torino, avendo appunto una moglie della Valpelli, cioè frequentando questo spazio, diciamo da quel che vedo posso dire che è un po' in crisi proprio un turismo importante che era quello dell'area valdese, che diminuiscono consumi, la gente continua ad andarsene, e forse l'interessante di queste riflessioni è proprio mettere insieme questi buchi dei nostri sistemi conoscitivi, vedere se ne traspare qualcosa, e ne traspare qualcosa, ecco, il tuo innovatore, le tue regioni impreviste nello sviluppo sono un dato di una forse comprensibilità diversa, un elogio del ragionare insieme su modelli diversi. Ecco, io vedo più questo, dopo aver difeso il turismo, che mi pareva importante, nel nostro dialogo vedo più questo, che ci sono delle forti aperture di possibilità di pensare un po' diverse da quelle a cui siamo abituati. Forse anche riabitare l'Italia ha questa dimensione così trasversale, no? Anche le cose che avete scritto, io insisto molto che c'è un linguaggio quasi messianico quel libro, perché se vedete in un saggio domina la penombra, in un altro la granularità, in un altro l'inversione dello sguardo, quindi io credo che c'è proprio bisogno di un approccio così, che tu lo eserciti con una finezza diciamo analitica, ma anche con una passione notevole, insomma è questo che mi convince di più in questo scenario, quindi posso solo dire che mi piace discutere di queste cose. Mi impazzi. Scusi. Grazie, mi rendo conto di essere l'ultimo ostacolo verso il meditato riposo e il pranzo. Qualche battuta. Ormai qualche decennio fa questo straordinario sociologo genovese, cittadino ormai torinese, Arnaldo Bagnasco, ci ha regalato queste due parole. Terza Italia. È una illuminazione straordinaria arrivare alla semplicità della descrizione dell'Italia del secondo Novecento dopo un grandissimo lavoro sul territorio. Siamo alla ricerca di queste parole, non ce le abbiamo naturalmente, però abbiamo un metodo. Innanzitutto capire come funziona il mondo, come ci ricordava Francesca Governa, perché se no non capiamo come funzionare noi. Quindi tutto quello che è comparativo, tutto quello che consiste nel guardare che cosa succede altrove è indispensabile per capire quello che succede da noi. E poi lavorare sui numeri, lavorare sui dati, provare a ricostruire senza mai appassionarsi troppo. E dunque le geografie, un po' le geografie. Perché l'Italia sta così male? Perché è cambiato il mondo assai più che l'Italia. Se io devo rispondere alla domanda perché la riga dell'Italia va giù, perché il mondo è cambiato e noi non siamo riusciti a stare al passo, e dunque più che guardare noi dobbiamo guardare prima quello che succede, naturalmente dobbiamo guardare noi, e certamente questo tema del nord-ovest qui è molto importante, la Liguria molto male, anche la Val d'Aosta ha dei dati molto diversi dal Trentino, questo Piemonte è diverso, con un pezzo milanesizzato, Alba e Cuneo che resistono molto forti come isole, e la città di Torino ambivalente, perché per esempio Torino e Firenze sono specchiate. Torino negli ultimi 10 anni ha fatto straordinari passi in avanti dal punto di vista dell'università, da esportatrice di studenti è diventata importatrice di studenti. Firenze è andata invece molto indietro, ma dal punto di vista poi della migrazione dei laureati Torino li sta perdendo, invece Firenze li sta acquisendo, quindi abbiamo bisogno di questa lettura. Le Marche sono relativamente più semplici, perché le Marche sono l'Italia degli anni 70, 80, 90 che non riesce a cambiare in questo secolo, sono made in Italy, beni di consumo, mentre l'Emilia, il Veneto e la Lombardia hanno moltissimo meccanica strumentale che va benissimo, sono piccole imprese, poi ci sono le catene globali del valore,
molti dei posti di lavoro ex marchigiani adesso sono in Cina perché si sono riorganizzate le filiere. In questo panorama permettetemi di tornare ancora una volta su questo tema che mi appassiona molto, del regionalismo differenziato, perché l'obiettivo mi è sembrato comune della mattinata è ripensare all'Italia andando nel locale per ricostruire, diciamo, un paese che si tiene. Io ne sono molto preoccupato perché, come dire, ne vedo tre elementi importanti. Il primo è quello del localismo leghista chiuso, del localismo competitivo e avversativo rispetto agli altri, mentre i discorsi che noi facciamo è che se il mio vicino sta bene, anch'io cerco di stare bene, il mio vicino non è nemico. Il secondo è il principio politico molto forte che la qualità dei servizi deve dipendere dal livello dei redditi. Naturalmente a scala regionale questo significa, come dire, Veneto, Lombardia ed Emilia contro il centro-sud, ma applicate lo stesso principio dentro le regioni, che cosa può significare questo? E applicate lo stesso criterio dentro le città. Noi stiamo, per sorridere, raccogliendo le firme fra i residenti ricchi del centro urbano di Bari perché vogliamo l'autonomia, perché non vogliamo pagare più i servizi per i poveri che sono nella periferia di Bari. È molto molto pericoloso. E infine, perché Veneto e Lombardia, ma anche l'Emilia, pensano solo per se stessi, e cioè pensano all'articolo 116 della Costituzione, che è quello che serve a garantire a se stessi nuove funzioni, ma non si preoccupano minimamente dell'articolo 117 della Costituzione. Volete un maggior regionalismo? C'è l'articolo 117 che vale per tutti e invece si lavora sul 116. Credetemi, è un elemento, un passaggio che rimarrà importantissimo nella storia italiana. Abbiamo imparato, ce l'hanno ricordato i nostri discussant, due cose molto importanti negli ultimi anni in Europa e negli Stati Uniti, che per l'esito elettorale non contano solo le condizioni individuali, ma conta molto anche il territorio in cui vivi. Un commercialista di Torino e uno di Terni non sono necessariamente la stessa cosa a seconda del territorio in cui vivono. Questo è molto importante e ci apre degli scenari di riflessione seri. E poi abbiamo imparato che nel decidere il voto del commercialista di Torino o di Terni non conta il livello del loro sviluppo, ma contano le dinamiche passate, e fin qua ci siamo, e future. E qui ci muoviamo in un territorio molto incerto, cioè la percezione di disagio e di mancanza di futuro. Queste cose sono molto importanti. Stiamo però attenti a non innamorarcene troppo, a non lavorare troppo in correlazione tra questi elementi e le percezioni delle persone. Ci possono dire alcune cose, come sempre non ce ne innamoriamo. Due parole sul turismo. Certamente non è una passeggiata e non è necessariamente una storia che ha tutti elementi positivi. Innanzitutto è molto puntiforme, ce l'aveva una cartina, poi mi hanno detto devi stare nei tempi, l'ho tolta. Sul rapporto turisti abitanti, la trovate nel rapporto dell'Istat ultimo in Italia, è molto interessante come disegno, e quindi è puntiforme, quindi può creare squilibri e poi può creare effetti negativi. Airbnb a Barcellona, Airbnb a Firenze, c'è uno studio della Banca d'Italia sulla gentrificazione impressionante, è Venezia. Ciò detto, faccio alcune rapidissime notazioni. Primo, per i territori deboli che non riescono a industrializzarsi, dunque il benessere viene dal cambiamento strutturale. Il cambiamento strutturale è legato moltissimo ancora all'industrializzazione, l'industria è importantissima. I territori deboli che hanno molte più difficoltà adesso rispetto agli anni 90 per industrializzarsi, perché è cambiato il mondo e perché ci sono i cinesi, devono dunque giocare sul doppio pedale dell'industrializzazione e della terziarizzazione per creare nuovi posti di lavoro. Ma la terziarizzazione in un territorio debole che non ha industria non è facile. Mi sarebbe piaciuto un'altra volta, vediamo i dati sulla concentrazione del terziario che si vende al di fuori del mercato locale, che è quello importante da guardare, no? Non i barbieri, ma i commercialisti, le società di consulenza, no? Perché il barbiere serve il suo quartiere. Questo terziario è molto concentrato,
è molto concentrato. E dunque la circostanza che le aree deboli che non hanno una precedente industria guardino al turismo con molta fiducia è importante, va presa sul serio, perché è un settore nel quale la preesistenza dello sviluppo non è condizione ostativa. Ed è anche importante perché nel mondo in cui siamo, come dire, scusatemi la rozzezza ma ho presente il pranzo, chi sta in mezzo si deve diversificare, perché il prodotto massa è andato. Guardate che 25 anni fa sulla Murgia Varese si facevano, si sono creati 15.000 posti di lavoro nella produzione di divani massa a basso costo. La metà è sparita perché si fanno dall'altra parte. Quindi il territorio deve puntare su una sua offerta diversificata. E da questo punto di vista il turismo è molto importante, ha delle barriere all'ingresso molto basse. Inviterei tutti noi a riflettere poi sulle dinamiche che questo comporta, perché, come dire, preesistenze culturali possono generare turismi, ma turismi possono generare mutamenti delle preesistenze culturali, ibridazioni, collegamenti. Il turismo può lasciare dei giovani sul territorio a fare professioni non necessariamente dequalificate. Il turismo può promuovere un'immagine territoriale, la Sardegna di Clemente, e dunque fare da volano anche per alcuni prodotti manufatti che possono essere importanti. Poi per una regione di 1,5 milioni di abitanti, come dire, esportare molto vino è una cosa significativa. Infine, il turismo mette in relazione. Io vivo in una città, Bari, che negli ultimi 20 anni ha avuto uno sviluppo dei collegamenti aerei straordinario. È ora collegata con tutta Europa. Questo viene dal turismo e va al turismo, ma la disponibilità di quei collegamenti aerei genera relazioni, genera interazioni col resto del mondo. Tutti possono venire a Bari e noi possiamo andare da altre parti. E dunque vi sono una serie di elementi che, senza innamorarsi, io prenderei seriamente in considerazione. Io uso sempre a confronto, c'è turismo e turismo, uso sempre a confronto cose di casa mia, cioè il Gargano e il Salento. Il Gargano più bello, partito prima, è andato pochissimo lontano, perché è un vecchio modello, molto chiuso e poco legato alla cultura. Il Salento, partito dopo, è 300 km più lontano, cosa che conta molto, è andato molto più avanti perché è riuscito, con tutti i suoi difetti e tutti i suoi problemi, a generare queste dinamiche positive. Chiudo sulle contrazioni demografiche, come vivremo. Una segnalazione di ricerca e una considerazione finale. La segnalazione di ricerca è questa: guardiamo alla ricchezza, tenendo conto che la ricchezza degli italiani, molto più di altri, è in abitazione. E dunque il prezzo delle abitazioni, vostro elemento di studio, è un elemento molto molto importante nel lungo periodo, perché può determinare variazioni di ricchezza. Questo è un tema che non avevamo mai considerato, che dobbiamo considerare. E le variazioni dei prezzi a loro volta possono dipendere dal saldo naturale, dal saldo migratorio, da molti elementi. Quindi è un tema su cui, in particolare in questa sede, come dire, invito molto a riflettere. Più in generale, come ci dobbiamo approcciare alla contrazione demografica? Beh, lasciatemelo mettere sul generazionale, cioè liberatevi degli anziani, cioè di noi, perché troppi di noi soffrono la nostalgia di Malouf. Chi è Malouf? È uno splendido narratore franco-libanese, e lui dice che la nostalgia più brutta non è quella del passato, che è passato, ma è di quella del futuro che noi immaginavamo nel passato. Cioè, io non sono nostalgico dei miei anni 90, sono nostalgico del fatto che io, quello che io speravo dei miei anni 90, adesso mi trovo Salvini. Allora, questa malattia è gravissima, ma voi non ce l'avete, e dunque liberatevi di noi che torniamo sempre indietro a battere su questo, e pensate al vostro futuro, sia in termini di ricerca che di espressione professionale. E dunque affrontate il tema della contrazione demografica, che ha molti elementi preoccupanti, anche in tutti i loro aspetti, perché, come dire,
il passaggio generazionale è il motivo per cui si fanno seminari come questi, è anche di trasmettere, come dire, i tempi lunghi della storia, sulla quale Pietro Clemente, secondo me, ci ha fatto una lezione straordinaria di quel che conta nel lungo periodo, ma anche, come dire, il punto di vista individuale. Prendete dagli anziani, ma non vi fate deprimere, per favore, perché altrimenti non andiamo più avanti. Un saluto, un abbraccio a tutti voi che con passione e progettualità avete premura e cura dei luoghi perché vivano ancora, riabitati in maniera nuova che tenga viva memoria di quello che sono stati o avrebbero sognato di essere.